Allora, signor Graviano, il suo difensore ci ha rappresentato sempre delle difficoltà nella consegna di materiale che riguarda questo processo. Intanto, lei la volta scorsa aveva soprattutto sollevato il problema dell'ascolto dei file audio e non tutti era riuscito lei ad ascoltare. Questo ascolto è riuscito a farlo? Dei file audio, delle conversazioni che lei aveva avuto con Adinolfi. Buongiorno. Buongiorno. A me martedì scorso è stato consegnato solamente il dischetto 2604-2016, perché siccome era il dischetto 1, con un file, e quello che avevo io, che il file 2604-2016 non si sentiva, si bloccava alle 9.108, mi hanno detto ma lo dovete dare tutto, ho spiegato che ci sono 6 file in quel dischetto, è inutile che ve lo riprendete tutto e me ne state consegnando uno solo. Finalmente a tira e molla, ieri mi è stato consegnato il dischetto, io ho avuto questo solo, l'avvocato assieme, unitamente a questo dischetto che mi hanno consegnato martedì, ha inviato la trascrizione fatta delle mie intercettazioni, depositate da perito in questo processo, che la signoria forse ha disposto la perizia, non mi viene consegnato il dischetto, che io non riesco a capire il motivo. Oppure i verbali sono stati depositati Messina in questo procedimento, dice no, io le possiamo consegnato finché la Corte d'Assise non emette un'ordinanza alla quale che dice che tutti i suoi processi sono connessi, perché in Messina non c'è scritto Reggio Calabria, perché non ha deposto a Reggio Calabria il testo Messina, ha deposto in accesso processi e il signor pubblico ministero le ha depositate qui. Quindi questo è tutto un esempio. Io quando parlerò di onore, io innanzitutto le dico che io voglio rispondere perché ha coscienza politica. Secondo, io quando ti parlerò di onorata le faccio vedere che io sono, cioè la sentenza Lima mia, di assoluzione mia non mi viene consegnata perché è nei dischetti. Scusa, se voi le brocchia avete messo, sì, avete signor introdotto... Graviano, però noi qua dobbiamo restringere il campo, sì. Non possiamo partire dalla sentenza Lima, lei capisce, qui ci dobbiamo concentrare sui fatti di questo processo. Poi la sentenza Lima, da cui poi per quei fatti mi pare lei è pure stato assolto, ci ha detto, no? Sì, è stato dall'omicidio assolto. Lima. Quindi il problema fondamentalmente... Sì, però sì. Il testo onorato è venuto... Non si sente, signor Graviano. Lo siamo responsabile dell'omicidio Lima. Sì, sì. Vabbè, questo è un lavoro che farà più il suo difensore, sì, diciamo, sull'attendibilità. Mi scusi, Presidente, no, noi abbiamo allargato il tema, comunque, di questo processo, ci siamo spinti oltre rispetto sì. All'oggetto al 187, molto oltre, infatti. Anche durante il corso, diamo, di queste udienze, durante il corso dell'esame del signor Graviano. Io dico, diamo la possibilità di difendersi. Cioè, si fa riferimento in queste sentenze a dei fatti che sono stati trattati nell'ambito di questo procedimento da molti collaboratori. Avvocato, ora, ne abbiamo anche un già esempio parlato. Onorato. Stiamo parlando, stiamo spaziando, mi pare, ampiamente. Ma io non riesco a capire comunque la difficoltà a consegnare questi documenti che servono nell'ambito di questo processo, perché è limitato il diritto difensivo. Vabbè, allora, intanto Presidente, nell'immediato noi dobbiamo capire oggi se il signor Graviano vuole... Le ulteriori domande che lei deve fare all'imputato riguardano i collaboratori, quindi diciamo che lei oggi non è in condizioni di completare l'esame, di non rivolgere nessun tipo di domanda. Ci sono temi che devono essere affrontati facendo riferimento anche a questi verbali, cioè non possiamo fare riferimento al verbale di Spatuzza dell'8 luglio del 2008, non possiamo fare riferimento ad altri verbali, dove, ripeto, se vuole glielo leggo, Presidente, si capisce immediatamente qual è l'oggetto della conversazione e come è attinente in maniera specifica a questo processo, su un dato, su un'argomentazione affrontata dal collaboratore che riguarda questo processo. Ma è una conversazione di cui non abbiamo parlato affatto? No, è un verbale. No, è un verbale. Sto facendo un esempio rispetto sì, però, anche avvocato, altri verbali. Non credo, voglio dire... che l'esame, il suo esame si debba soltanto soffermare su questi aspetti. Io capisco la sua difficoltà, ma se ci sono altri temi che si possono affrontare, noi non possiamo perdere un'udienza, mi perdoni. Siamo sicuri, voglio dire, che lei non ha altri temi che si possono affrontare in questa sede?
Dottore, io altri temi chiaramente li posso affrontare, ma siccome, ripeto, vi sono dei verbali e vi sono dei riferimenti che il signor Graviano non ha potuto verificare, l'esame alla fine non sarà completo, anche su temi che possiamo completo, ma cerchiamo di non perdere un'udienza, avvocato, perché voglio dire, qua di questo passo non lo finiremo Presidente, mai. Ma non credo che veramente non il signor Graviano non ha dato la disponibilità a sottoporsi all'esame e rispondere a tutte le domande anche dell'ufficio di procura. Cioè, io credo che comunque non si è mai sottratto a una domanda, cioè diamo la possibilità di poterlo fare in maniera 100%, in maniera completa. Solo questo è la richiesta. Ho capito che perdiamo un'udienza, ma non credo che possa essere addebitata come una questa responsabilità. Come intanto i file audio sono stati comunque, mi pare, messi a disposizione. Sì, quindi dico, avrebbe potuto ascoltarli in ogni caso, perché sono conversazioni, restavano poche conversazioni da ascoltare. Sì, ma in ogni caso, depositando oggi una perizia, si fa riferimento a molte altre conversazioni rispetto a quello... Ma magari non tutte sono attinenti. Intanto continuiamo con quelle che invece possono riguardare questi fatti, perché quelli possono solo riguardare l'altro processo di Palermo e non anche questo. Tant'è che il pubblico ministero non aveva chiesto neanche le trascrizioni delle ulteriori conversazioni. Quindi io non so perché mi viene depositato stamattina, ma non credo che a quel punto le ulteriori conversazioni possano essere rilevanti. Scusi, io le ho fatto un esempio. C'è una conversazione con il signor Adinolfi del 14 marzo 2017, dove si fa riferimento... alla 2017, se non ricordo male, ce l'ho qui. 2017, infatti si fa riferimento a questa, ma questa non è stata trascritta. Vediamo se ricordo male. 14 marzo 2017, dove si fa riferimento... Ma scusi, ma non è di questo processo? E nei brogliacci che lei comunque ha utilizzato la scorsa volta, ai fini anche dell'esame, sì. Nelle trascrizioni. Io 2017 non ne ho, avvocato. Ma le ho presi io nel suo fascicolo. Ma non è tra quelle che noi avremmo dovuto... Non è chiaramente è tra quelle oggetto di perizia nell'ambito di questo processo. Io l'ho presa dal fascicolo chiaramente del pubblico ministero. Quelle quindi che vengono... non è tra quelle che io ho richiamato. Ma è tra quelle che sono state trascritte a Palermo? Credo di sì, Presidente. Non devo verificarlo. Qui si fa riferimento al fallito attentato all'Olimpico e si dà anche una data. Dico solo questo. Vabbè, quindi potrebbe avere una rilevanza. Va bene, allora io direi, avvocato Loisio, cominciamo a vedere se c'è qualcosa oggi che si può fare. C'è la parte civile che deve fare, le parti civili che loro che possiamo devono fare. Eventualmente, se posso parlare un attimo con il signor Graviano, facciamo... eventualmente iniziare la parte civile, non lo so. Io non so il tipo di domande che deve fare la parte civile e se su quelle domande Graviano può rispondere. Possiamo provare a vedere se le parti consentono l'inversione, che si il controesame. Sì, da parte l'avvocato Ingroia, da parte civile, da parte mia non c'è problema, posso iniziare il controesame. Peraltro io faccio un controesame sulla base del tracciato, diciamo così, dell'esame del pubblico ministero, quindi come Graviano ha risposto alle domande del pubblico ministero in esame potrà rispondere a quello in controesame di parte civile, fermo restando che potrà integrare in qualsiasi momento, certo. Del resto mi pare che anche il pubblico ministero sì. Sia riservato di tornare su alcuni temi una volta per che fossero me va bene, così vediamo un po' se per voi va bene, cerchiamo. Allora, avvocato Loisio, sostanzialmente lei oggi non vuole... fare nessun tipo di domanda. Proseguendo sulla scorta dell'esame che ha fatto l'altra volta ci sono, ripeto, delle argomentazioni, ma siccome poi sicuramente andiamo a trattare degli argomenti che il signor Graviano non ha potuto approfondire perché appunto questi documenti non sono stati consegnati, credo che alla fine mi devo bloccare. Questo è il... Allora io però voglio sapere con esattezza quali sono questi documenti di cui lei... Perché, allora, dando per scontato che tutti i file audio sono stati consegnati, io voglio sapere, a parte questa perizia che il pubblico ministero ha detto che potrebbe far arrivare in cartaceo direttamente alla Casa Circondariale di Terni, quali sono questi ulteriori documenti? Me lo deve indicare specificamente in modo che io possa capire qual è il problema e fare in modo, perché certamente non possiamo continuare a dedicare tutte queste udienze. Presidente, le ho già fatto degli esempi. No, lei non deve fare esempi, lei deve dire cose concrete, avvocato, non esempi, lei mi deve dire esattamente quali sono. Okay.
Vabbè, un attimo, posso un attimo, Presidente, sì, parlare con l'assistito, grazie. Perizie, due sono, quante sono? Le abbiamo acquisite quelle di Palermo, va bene? Dobbiamo solo controllare se contiene il CD, anche i file audio. Lei, avvocato Basile, deve fare... Se è possibile, io vado avanti con l'esame, affronterò tutte le argomentazioni possibili, mi riservo la prossima udienza di finire con il collaboratore Spatuzza, quindi Spatuzza, se è possibile, la prossima udienza, e rispetto chiaramente a queste trascrizioni che ancora non abbiamo potuto vedere e che va poi bene. Chiaramente e allora, l'ufficio... Poi potrà... se c'è il consenso delle altre parti potrebbe cominciare la parte civile e poi potremmo fare un'udienza, diciamo, conclusiva in cui si integra, tutte le parti integrano le domande. Va bene. E allora, prego, signor Graviano, allora lei, quindi abbiamo detto che intende rispondere alle domande che le farà il suo difensore. Possiamo... Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Io prima devo chiedere una gentilezza. Sì, Presidente, siccome è possibile vietare la pubblicazione di alcune conversazioni con signora Dinolfi dove vengono trattati degli argomenti di natura, diciamo, personale. Personale, ecco, quindi se è possibile questo evitarlo, chiaramente io in questo momento non le so neanche dire qual è la data di questa conversazione, il signor Greno ricorda che in quell'arco temporale si fa riferimento perché appunto c'è stata anche, sono state fatte delle visite, quindi... Se è possibile, ecco, su questo. Sì, diciamo, evitare... questa è una raccomandazione che stiamo facendo, altrimenti ci vedremo costretto a non autorizzare più le riprese, perché ovviamente se si tratta di argomenti, diciamo, personali, sarebbe auspicabile che non venissero divulgati. Salute, personali e di salute. E di salute, va bene. Prego, avvocato. Perché non ci pensano per tempo. Allora, signor Graviano, lei... Mi scusi, dovevo completare con la dottoressa. Scusate un attimo. Dottoressa, poi i miei file non si sentono. Questo è il discorso che l'avvocato mi ha inviato, il discreto della perizia effettuata, depositata in questo processo. Non si sentono tutte, alcune non si sentono completamente. Mi hanno detto che nemmeno con i loro apparecchi che hanno qui riescono a sentirlo. Questo è il motivo. Cioè, quelle conversazioni che lei ha detto che non era riuscito a sentire, non le ha sentite ancora? Nonostante... No, non le ho sentite. Se le vuole io posso andare a prendere discrete e ho tutto, le mettiamo qui e c'è qui... l'ispettore, il quale può testimoniare quello che io vi sto dicendo. Io un minuto posso, perché la mia camera detentiva è qui, proprio accanto. La prendo e li metto qui e qui potete verificare voi. Io non posso ascoltare i dischetti, i file. E le ho detto anche i verbali depositati in questi processi, io non li posso leggere, non capisco il motivo. Ma le trascrizioni del processo non gliele hanno date? Le trascrizioni di questo processo neanche? No, mi scusi dottoressa, io forse non mi so spiegare. Martedì sono arrivati questi dischetti, mi hanno consegnato solo quello del 26 aprile, quello che ho detto poc'anzi. No, ma io 2016. Mi sto riferendo alle trascrizioni dei collaboratori. Quelle già gliele aveva date l'avvocato Aloisio non le ha potute vedere, quelle deve solo leggere, non ascoltare.
E nemmeno finché lei non emette un'ordinanza. No, io mi pare che ho mandato il verbale dell'udienza, io ho trasmesso alla casa circondariale di Terni. Va bene, ora vedremo, signor Graviano. Allora, andiamo avanti, intanto vediamo cosa è possibile fare oggi. Faremo l'ennesima richiesta scritta, orale. Va bene, andiamo avanti. Quelle riserve, ecco, quelle appena. Presidente, mi autorizza a scrivere al DAP, per favore? Sì, certo, certo. Va bene. Sì, sì. Prego, sì, presidente, grazie. Signor Graviano, allora, facciamo riferimento ad alcuni collaboratori che sono stati sentiti nell'ambito di questo processo. Inizierei con il collaboratore onorato. Il collaboratore ha dichiarato che lei e suo fratello Filippo facevate parte del gruppo di fuoco della commissione. Cosa può dire con rispetto a questa dichiarazione? Allora, mio fratello Filippo non è accusato di nessun reato come esecutore, di nessun tipo, né commissione né niente. Gli unici episodi che aveva, veniva accusato da Giovanni Giago che è l'omicidio Andrea Preteste, come vi ho detto all'udienza scorsa, e che questo episodio è successo nel 1986 e Giago metteva come esecutore a me, mio fratello Filippo e lui. Filippo è stato arrestato 20 agosto 1985, quindi in primo grado siamo stati assolti non solo io e mio fratello, ma anche il signor Giallo. Altro procedimento era quello che accusato da Di Filippo Emanuele, il quale che mio fratello poi è stato assolto nel processo Tempesta, si dovrebbe trovare. E qui Emanuele Di Filippo l'ha scagionato, dice no, Filippo Graviano non c'entra niente, ma nel 1995-85 quando è successo l'accusato, e anche questo si trova nel processo Tempesta. Poi riguardante io non ho come esecutore omicidi eccellenti, perché il signor Anselmo, il signor Raffaele e il signor Calogero Gance, i testi vi hanno detto che gli omicidi eccellenti venivano effettuati da loro. A me, io venivo accusato come esecutore dell'omicidio e mandante dell'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, i testi erano Gangemi e Calogero Ganci, il quale a loro dire, raccontato da Raffaele Ganci, a commettere il suo omicidio erano stati i fratelli Graviano, uno si guidava la motocicletta e l'altro si è sparato. Che cosa è successo? Sono stato condannato io nel rileggere, per questo era interessante rileggere il verbale, la testimonianza del testo onorato in questo procedimento. Lui ha detto che lui ha collaborato nel 1996 da solo per associazione, perché la Cassazione aveva annullato l'ordinanza, aveva annullato gli ergastoli, ma invece non rispecchia così. Io, ringraziando che questa l'avevo conservata, la mia posizione giuridica dettagliata, sono andato al processo Lima, e il processo Lima è stato messo l'ordinanza di custodia il 20 ottobre 92. Il 15/7/98 siamo stati condannati all'ergastolo. E quindi non risponde a verità quello che dice il signor onorato. Il 29, allora il procedimento è 09/94 RG all'inizio, poi in primo grado il 15 luglio del 98 siamo stati condannati all'ergastolo, poi l'appello 12/99 RG, il 29/03/2000 siamo confermata la condanna all'ergastolo. E il 27/04/2001 la Cassazione lo annulla con rinvio, ed è con rinvio che è stato rifatto di nuova Corte d'Appello 51/03/2003, significa RG. Quindi io qui
Sicuramente mi ha fatto assorbire il signor il testo onorato, visto che lui era collaboratore di giustizia e se lo autoaccusava. E non capisco perché dopo 20 e rotti anni è venuto a dire cose diversamente, che mi accusa dell'omicidio prima a me e mio fratello. Senta, l'accusa anche di altri omicidi, cioè comunque fa riferimento per esempio all'omicidio Germanà. Cosa... Omicidio Germanà è un tentato omicidio di un commissario di polizia. Sì. Lui dice che ha partecipato i fratelli Graviano, Biondini, mio fratello non è stato imputato in questo procedimento. Io ho fatto il procedimento e sono stato condannato come tentato omicidio, come esecutore, ma non è un omicidio di commissione, non è stato deliberato la commissione, non sono imputate né Biondino né nessuno di tutte quelle che dice loro. E su dichiarazione di altri collaboratori di giustizia, una cosa che ha preso dei giornali. Lui parlava anche dell'omicidio Savoca, sì, che l'omicidio doveva fare Savoca, sì, mi dica. Lo doveva fare lui assieme ai Graviano l'hanno fatto Lucchese e Graviano e nel 91 e passa e Lucchese era in carcere già e accusa anche a Petro Salenna, mio fratello, nessuno di loro sono state imputati in questo procedimento e nemmeno ci sono state, quando si sono celebrate non ci sono le dichiarazioni di onorato perché lui non ha riferito a niente. Scusi, non ho capito quando viene commesso questo omicidio Savoca, onorato 91, accusa, luglio 91, sì, onorato accusa Peppuccio Lucchese e Pietro Salerno, le ha detto, ma queste persone in quel momento storico dove erano? Lucchese era stato arrestato marzo 90, marzo aprile 90, una cosa del genere, e Salerno nemmeno è stato imputato, mio fratello nemmeno sono stati imputati perché hanno riscontrato che si trovavano in altri luoghi. Senta, onorato parla anche dei suoi rapporti con alcuni soggetti calabresi, parla anche dei casalesi. Ecco, cosa ci può dire rispetto a questo argomento? Lei ha parlato anche dei Mancuso e dei Piromalli. Lei aveva contatti con questi soggetti? Se non ricordo male, i rapporti li ha collocati già nel 1987-88. Sì, lui sostiene che... Allora, lui sostiene che 87-88 io, mio fratello Filippo e Mimmo Ganci ci incontravamo con queste persone calabresi. Benissimo. Io 87 nemmeno mi trovavo a Palermo, nel 88. Ma anche se fosse a Palermo, io qualsiasi passo che io... Qualsiasi luogo, qualsiasi passo, ero in presenza di Giovanni Giago mai ha parlato, anzi vi ha detto che noi non conoscevamo nessun calabrese ed è la realtà, e nessuno, tranne i Nota Giacomo, che non penso che queste siano persone così tanto che si dicono gianghe e cose, perché Giovanni Giago dice erano malavitosi amici di Nino Marchese, non solo, ed erano ricercati dalle persone perché avevano subito degli attentati. Quindi se noi rispondesse a verità che abbiamo dato ospitalità, anzi eravamo contro a queste persone che dicono loro. Ma vorrei completare il discorso della domanda che mi hanno fatto poc'anzi. Quindi lui dice 87-88 il Graviano e Mimmo Ganzi si incontravano con 89. Mio fratello Filippo era in carcere uscito nel 90. 87, come vi ho detto, 88 io nemmeno ero a Palermo, ma anche se fosse, c'è Giovanni Giacomo che vi racconterà. Giovanni Giacomo nemmeno non parla, io mai ho sentito Giovanni Giacomo racconta di conoscere onorato, in libertà sto parlando. Poi lui, io non conosco i signori Mancuso, non conosco i signori Piromalli, i signori Mancuso nemmeno di vista in carcere li conosco. E si figura che io, la prima volta che ho sentito parlare dei signori Mancuso è stato nel 2005, nemmeno tramite cronaca, in quello niente, da signor Dino Posserato, un imprenditore cosentino che l'hanno trasferito in area riservata qui a Terni con me, perché tentavano di farlo collaborare, accusare i Caltagirona, Stardi, i rapporti calabresi. Lui nel vedere che io lo proteggevo dagli agenti,
perché lo trattavano malissimo, se potete sentire per raccontare a lui che cosa succedeva e che cosa io facevo per difenderlo, ha cominciato a raccontarmi i fatti suoi, fra cui mi racconta che parlava di Suciccio Mancuso e queste cose, e io la prima volta ne ho saputo, ne ho sentito parlare da lui, il signor Piero Malli, che poi ci arriveremo anche quando parleremo di Cozzolo. Cozzolo non si chiama, li ho conosciuti nei carceri di Spoleto e di Novara. Poi, per esempio, il signor, il testo onorato, racconta che durante i trasferimenti... ma noi qui abbiamo Paolo Anselmo, il testo Paolo Anselmo e il testo Calogero Ganci, che parlano che non avevano rapporti di Giangheta, con persone calabrese. Quindi, figuriamoci, il Mimmo Ganci, fratello di Calogero Ganci, cugino anche di Anselmo, e poi Anselmo dice noi eravamo tutto uno, cioè i Ganci e Anselmo, perché sono fra parente, cognato, cose io preciso non la so, la loro parentesi, è tutto uno, e si raccontavano tutti tutto, loro fissavano tutti gli appuntamenti del signorina, loro non hanno mai sentito Anselmo, non ha mai sentito parlare Calogero Ganci, dice forse mio papà una volta parlava di Piero Malli, di Pippi, nemmeno sa lui qual era il cognome preciso con il signorina, che sono brava gente, questa cosa di qui. Poi tornando a testo onorato, lui dice che durante i trasferimenti che facevamo noi dalla Sardegna alla penisola, gli raccontavamo, mentre eravamo detenuti, gli raccontavamo i Piero Malli, Mancuso, queste cose. Io non ho fatto mai nessun trasferimento dalla Sardegna, in stato di detenzione, dalla Sardegna alla penisola, perché non ne ho mai... Con lui non ci potevamo incontrare per nessun motivo, perché lui era senza 41 bis, noi avevamo i 41 bis, e se ascoltate, se rilegge la conversazione a pagina 62 del signor Anselmo, dice noi 41 eravamo isolati, nemmeno fra di noi a volte potevamo conversare, figuriamoci con 41. Anzi, lui era guardato... Io l'ho conosciuto all'Aula Bunker, l'ho conosciuto buongiorno, perché arrivavo buongiorno, che adesso ne parliamo all'Aula Bunker, per il processo Lima, non era ben visto, in quanto cioè, lui è accusato mandante dell'omicidio dell'onorevole europarlamentare Salvo Lima, senza 41, invece i 41, palermitani in particolare, perché i 41 venivano date quasi solo i palermitani in quel periodo, ma per qualsiasi sciocchezza, per una semplice associazione, prendiamo Fedele Battaglia, un esempio, che nemmeno risulta annoverato come uomo d'onore, 41 bis, Pianosa, tutto, e lui no, quindi già c'era il sospetto, chi è che andava a raccontare lui? Vi ho detto il discorso del trasferimento, addirittura parla che gliene raccontava anche il signor Giovanni Battista, poi il signor Giovanni Battista Pullarà e il signor Pippo Calò. Io, dalle mie conoscenze, erano entrambi G7 a Pianosa, in quanto era la stessa isola nel quale mi trovavo io. E la maggior parte dei miei trasferimenti avvenivano in elicottero, venivo prelevato in elicottero da Pianosa, arrivavamo a Pisa, da Pisa in aereo, che non erano queste aeree di linea, ma erano aerei che penso che siano utilizzate per istituzioni, per uomini ministri, non so, perché all'interno sono formati da, c'è tipo un salotto, c'è il salotto, sono delle camere con dei salotti, c'è il divano, tavoline, queste cose. Quindi vi ho detto che non risponda a verità tutto ciò. Mio fratello era in carcere nel 96, c'è Giovanni Giacomo che vi potrà testimoniare che non risponde a verità questo. Senta. Poi scusate una cosa, sempre scusate per concludere il discorso. Lui a pagina 58 dice che nel 1981 Gregorio Marchese andava a fare, era nelle mani di... Esattamente, sì. Scusi, nelle mani di, non mi ricordo come si chiama, mi aiuti, De Stefano.
1981 di Stefano, che avevano, non lo so, conflitto con il signor Mirko Cipote e queste cose. E Gregorio Marchese andava a compiva omicidi per Di Stefano in Calabria. È la bugia più dimostrabile per tantissimi motivi. Abbiamo Giuseppe Marchese, che è fratello di Gregorio Marchese, e non ha parlato mai di omicidi che suo fratello andava a né di suo fratello né di nessun palermitano che andava a compiere in Calabria. Ma Giuseppe Marchese è un collaboratore? Mi scusi. Collaboratore di giustizia, sì, sì, di fratello di Gregorio Marchese. Lo stesso Giovanni Giago è cugino di Gregorio Marchese e di Giuseppe Marchese, anche di Filippo. Bene o male sono parenti e conoscono benissimo Gregorio Marchese. Gregorio Marchese forse non me ne è imputato di associazione, forse ultimamente lo accusano di associazione, ma non ne sono sicuro. Una mia, non so se ho letto qualche verbale, ma Giovanni Giacomo lo stesso dice: a me non mi risulta che Gregorio Marchese è uomo d'onore. Non solo, e Giuseppe Marchese racconta che lui era nel 1981 era quello che badava alla latitanza del signor Rino. Figuriamoci se poteva, uno dei marchesi poteva andare a compiere omicidi contro Mico Cipote e il signor Mico Cipote, che era compare del signor Rino. Senta, lei l'altra volta ha fatto riferimento anche, ne abbiamo già parlato, del periodo in cui suo fratello Filippo ha trascorso gli arresti domiciliari presso la località di Emondello. Lei ricorda invece se suo fratello Benedetto frequentava quella località, e se sì, perché la frequentava? Allora, mio fratello Filippo, questo si evince non solo dalla polizia, dal commissariato di polizia di Mondello. Mio fratello Filippo era agli arresti domiciliari nell'estate 1989, ma si evince anche visto che era arresto domiciliare, dai fascicoli processuali che ha anche la procura di Palermo. E anche Giovanni Giacomo frequentava questa villa nel 1989, e quindi, se fosse vero quello che dice il signor Onorato, che conosce il fratello Graviano, e visto che se fosse vero tutto ciò che si dice sui fratelli Graviani, è obbligo di un uomo d'onore informare il capo di quella zona a dire: vedi che mi sto espiando gli arresti domiciliari in questo luogo, in questa villa, visto che il signor Onorato, io nel legge verbale, è stato scarcerato nel 1987, è stato riarrestato nel 1993. Poi mio fratello Benedetto ha avuto, e spero che verrà la signora Ferrante Giussi, non so se Giuseppe se frequentava anche lui in quel periodo, frequentava anche questa ragazza in quel periodo, mio fratello Benedetto. Chi è? Ha mi avuto scusi, sempre mi le scusi, barche più mi scusi, chi è la signora Giussi Ferrante? È una collaboratrice di giustizia. È una collaboratrice di giustizia la quale racconta quello che è successo nel mese di agosto a Forte delle Mamme. Ne parliamo dopo. Ora, limitiamoci a Mondello. Scusi, stavo completando il discorso di mio fratello Benedetto. Sì. Mio fratello Benedetto ha avuto sempre le barche più belle che ci sono, tra cui ultimamente, non so se era nel 92, io di preciso non lo so perché non mi trovavo a Palermo, aveva una barca con due motori con vopenta di 470 cavalli, proprio e lui lì alla motomare di Palermo, di Mondello, li conservava. Che quando usciva con questa barca, dicono, mi raccontavano, che chiunque diceva: ma di chi è, ma com'è questa barca? Quindi, se il signor Onorato fosse vero quello che dice, doveva essere anche a conoscenza di questo motivo, e spero che lo racconterà la signora Ferrante Giuseppe, se nel 92 frequentava mio fratello. Io non lo so questo, io solo che lei parla nel 93, agosto 93. Ho capito. Senta, Onorato dice anche che lei frequentava Milano e che era ospite di alcuni calabresi.
cosa ci può dire rispetto a questa dichiarazione? Che non risponde a verità, e questo ve lo può dire anche il signor Giovanni Drago, perché io, Giovanni Drago, sa tutti i miei spostamenti, anche se a volte non mi accompagnava. I miei spostamenti li sapeva sia lui, Giuseppe Drago, e mio cugino Graveno Salvatore. Sapevano qualsiasi posto dove, addirittura non so se l'ho riferito di già, mi hanno accompagnato anche a me, quando in militare, che sono stati in marina militare, mi venivano a trovare anche a Taranto, oppure quando frequentavo la scuola di radarista. E non risponde a verità, quindi c'è Giovanni Drago che vi dirà. Sempre il signor Onorato dice che, allora, lui dice che io frequentavo, lui ci incontrava a me e Graviano, Palla, e in discoteche, sì. E poi dice sì, su domanda non mi ricordo se è stato del signor pubblico ministero o della dottoressa Pastore, riferisce, dice sì, Graviano era un latitante dopo l'ordinanza Lima. Quindi lui nemmeno sa che io sono latitante dal 1984 e ero nel Macchis processo. Quindi per questo dice lui frequentava discoteche. E a proposito di discoteche c'è sempre Giovanni Giallo, anche la sua fidanzata, che poi è diventata la compagna di vita, Rosy Lorito, che vi può dire se io frequentavo discoteche. Noi andavamo fuori la Sicilia, fuori San Vito Capo, Taormina, a frequentare il locale di divertimento. Andavamo a sciare assieme, andavamo a mare assieme, in tutte, e non era mai presente Spatuzzo, quindi non so come era amico mio. Senta, parla anche di un veglione, se non ricordo male. Cosa ci può dire? Nel 1981 ho fatto il veglione con lui. Purtroppo danno notizie che io mi trovavo veglione, trascorrevo una vita un po' a divertire. Lui ha sparato questa che nel 1981, io nemmeno avevo 18 anni, 17 anni, perché quando è morto mio papà avevo 18 anni, 82, 81, 17, 18 anni. Senta, se lei ricorda, io ho chiesto al collaboratore onorato se aveva contezza, ne abbiamo parlato più volte, sempre nell'ambito di questo processo, del tentato colpo oppure della truffa su Cato. E lui ha risposto appunto che non ha, diciamo, contezza di ciò, che non ne sa in sostanza, diciamo, parlare. Ecco, come mai? Cioè, è credibile, nel senso che soprattutto del tentato colpo, chi doveva essere a conoscenza di questa vicenda? Ma penso, come vi hanno riferito i signori Anselmo, Ganzi, Brusca, tutti a conoscenza, quindi io non so. Lui dice che non è a conoscenza di questa situazione. Non solo, lei quando ritorna su questo punto, allora che cosa fa per farlo ricordare, visto che era un fatto molto noto? Chiede di Puccio. Di Puccio, e lui dice: ma sì, ma a pagina 74 del verbale dice: ma io sapevo che, detto da Salvatore Biondino, perché tutto glielo ha raccontato Salvatore Biondino, delle persone di Cosa Nostra, per quanto riguarda, che non erano più affidabili, assieme con Armando Bonanno e con i Pesti Filippo, che erano messi un po' in testa di confessare i colonnesi. Benissimo, i signori Presti Filippo, come vi ho detto in una delle mie prime udienze, nel 1981 ne sono usciti completamente. Vi ho raccontato che ripeto le stesse cose, vi ho ripetuto. Poi quello che muore tramite il giornale è il signor Mario Presti Filippo, che lo trovate nel processo Agate più 59, visto che io sono stato imputato. E non è vero che muore perché si mette contro i colonnesi, o assieme a Puccio e tutto, eccetera. Perché Puccio ancora era capomandamento, forse, quando è successo il suo fatto. Sì, 87, sì, perché Giuseppe Greco Scarpa è dall'85 che non c'è più, il posto lo prende Puccio fino all'89, quindi era capomandamento, quindi era contro a Mario Presti Filippo. Ma Mario Presti Filippo, a detta di Giovanni Giago, che abbiamo fatto il processo a Cade più 59,
viene ucciso perché dava ospitalità a Rosario D'Agostino. Quindi lui a chi prendono notizie tramite i mezzi di informazione e incollano e mettono tasselle che poi, andando a chi che conosce i fatti, io purtroppo che ho fatto i processi, sono castelle di sabbia. Senta, a proposito di queste notizie apprese anche probabilmente dai mezzi... Scusi un attimo, e nemmeno sì. Sa del tentativo dell'evasione del carcere, perché che doveva esserci l'evasione nel carcere, come vi ho raccontato, noi io, Giovanni Giacoli raccontano... Che era una cosa risaputa, no, all'interno di Cosa Nostra, in sostanza, lo sapevano tutti, tranne Onorato, da quello che abbiamo capito. Prego, mi scusi, continui. No, io questo le volevo dire. Senta, lei sa se Mangano M di Milano, Nino Mangano, era proprietario, comunque gestiva distributori di benzina? Allora, se si legge attentamente il vabbè, subito vi anticipo che non è Mangano, è Nangano. E che, leggendo attentamente quello che dice il signor Onorato, che io stavo cercando la pagina ma per adesso mi sfugge, dice: io conosco il Mangano, lui gli ho fatto diventare che aveva un distributore di benzina nel quale io portavo gli appuntamenti, e il padre era un uomo d'onore, i fratelli erano un uomo d'onore. Quindi se andiamo a vedere questa dichiarazione, non rispecchia alla persona del signor Mangano Antonino che si parla di Roccella, ma questo è Nangano che ha diversi figli, che purtroppo non è stato possibile chiederlo a Giovanni Giago, perché si doveva chiedere a Giovanni Giago, e nemmeno a dottor Pennino, perché questo dimostra che quando poi un figlio di Nangano si sposa con la figlia del signor Iano Lombardo, si rompono i rapporti con noi, non si rompono i rapporti, c'è una lontananza, ma con il signor Iano Lombardo rimane solamente un mio cugino Salvo, che una volta solo gli ha proposto un affare. Mio cugino, anche all'insaputa mia, ha fatto. Ma dico, quando avviene questo? Questo affare. Invece, quando avviene? Riesce a collocarlo? 87. Quindi si rompono i rapporti tra lei e Iano Lombardo nell'87? A seguito di questo matrimonio, ecco, questo voglio capire. Ma no, un matrimonio, cioè, Giovanni Giacomo vi informerà. Io spero di risentire a Giovanni Giacomo, o se mi volete fare confronto con Spatuzzo, con Giovanni Giacomo, io tante queste cose di Spatuzzo non sa, più non sa niente sui fatti nostri. E Giovanni Giacomo vi farò raccontare tante cose, anche il discorso di Gregorio Marchese che abbiamo parlato poc'anzi con i Calabresi e tutto ciò. Quindi è Nangano che nel 1981, e questo ve ne può parlare tan benissimo Giuseppe Marchese. Quindi nel 1900 non si è sentito, 1900 non si è sentito, 81, non per motivi di guerra, ma per altri fatti che a me dà fastidio raccontarle, perché sono cose familiari. Lui viene, a detta di Marchese Giuseppe, di Giovanni Giacomo, viene messo, Nangano si chiama, che ha oltre 4 figli, viene messo fuori famiglia, di corso dei mille, non solo, per motivi che a me non interessa e non è corretto divulgare, perché visto che purtroppo tutto viene pubblicato. E secondo, visto che non continuava ad ascoltare e a fare quello che veniva detto, perché non aveva più i requisiti di uomo d'onore, gli hanno bruciato i negozi che aveva di orto, frutta, Piazza Torrelunga, Corso dei Mille, Piazza Torrelunga. Poi questi erano proprietari dei distributori, che quando il signor Di Filippo Pasquale e il signor De Filippo Emanuele gli hanno detto che dovevano andare a lavorare, in particolare a De Filippo Emanuele, nel 1985, quando lui porta il discorso che Lucchese gli ha detto: noi siamo come i kamikaze, perché lui ha chiesto dei soldi
e questo ve lo può riferire anche Giovanni Giago, ma sicuramente anche Giuseppe Marchese, che cosa fa? Che, come vi è stato detto, che il signor Tagliavia Francesco stava acquistando questo distributore perché il signor Nangano voleva andare via e ha messo in vendita tutto, è stato concesso l'acquisto al signor, lui l'ha detto, io non lo so, Tommaso Spadaro, genero e suocero di Pasquale De Filippo, questo distributore, ed è il distributore che gestivano poi i De Filippi, non so la data precisa io, però vi posso assicurare che se lui avesse portato qualche appuntamento in questo distributore, perché è l'unico distributore che lui può parlare, quindi lui si riferisce a cose prima del 1981, visto che spesso parla di Gaetano Tenerello, da Nino Tenerello e queste. Quindi lui portava gli appuntamenti in quel periodo prima del 1981, dopo il 1981 non è più possibile perché il signor Nangano non viene più tenuto in considerazione, e poi questo distributore passa in De Filippi, quindi se avessero ricevuto qualche appuntamento con me o con qualcun altro l'avrebbero riferita alla corte oppure no, che conoscono Onorato o chi per lui. Sì. Senta, se puoi specificare un passaggio. Onorato fa riferimento anche al padre di Mangano, poi con lui, come ha spiegato, commette un errore, ma fa riferimento anche ai figli. Io le voglio chiedere un'altra cosa, se lei ne ha conoscenza. Nino Mangano ha figli? Allora, io a Nino Mangano lo conosco come agricoltore, visto che noi era la stessa, una delle nostre professioni che esercitavamo, quindi ci incontravamo a mercato ortofrutticolo. A quell'epoca non aveva figlio, forse poi successivamente ha avuto due bambine femmine, non lo so, due piccoline, stiamo parlando, ma nell'81, 82, 83 non penso, penso verso gli anni 90, okay. E poi altre attività che ho saputo nel 1992 che ha aperto il signor Antonino Mangano era manufatti in pomice e cemento, quindi fare la concorrenza a noi Palermitana Brocchette, perché Palermitana Brocchette costituita da mio papà e da mio zio Agostino, che il 25% e il 25%, l'altro 25% nel 1981 ai rispettivi figli, tutti entrambi Filippo Graviano e Filippo di Michele e Filippo Graviano di Agostino, detto un brillante, quello. Vabbè, che chiama... Signor Graviano, la domanda era precisa, lei sì, cerchi no, di rispondere, aveva figli, lei cerchi di non divagare, per quello che so deve dire o sì o no, sì. Andiamo avanti. Scusi, per completare questo sul testo onorato, il testo onorato dice che quando muore mio papà, siccome avevano paura dei figli se attaccavano i colonnesi, è stato detto che era stato con Tonno e questo, ma se io l'ho visto che ha ucciso mio papà, vi ho raccontato la storia di Rosario D'Agostino, ho visto le macchine che sono uscite, non capisco chi è che mi doveva venire a informare a me chi è che aveva ucciso mio papà. Va bene, andiamo avanti. Sì, Presidente, non sono onorato. Dobbiamo... Scusi, e questo lo dice a pagina 83, sempre del verbale. Sì, bene. Presidente, sono onorato, abbiamo concluso. Prima, signor Graviano, prima di affrontare altri collaboratori che abbiamo ascoltato qui a Reggio Calabria, lei più volte durante il corso dell'esame ha fatto riferimento alla sua latitanza. Può essere più preciso? Ci può dire dove ha trascorso questa latitanza e anche indicare i periodi? Allora, io vengo raggiunto nel 1984 da un'ordinanza di custodia cautelare e dichiarazione di Salvatore Contorno. Non mi trovavo a casa quella notte né io né mio fratello Filippo, perché ci trovavamo nella porcellaia di Bagheria, che in questa porcellaia noi non avevamo solo i maiali ma avevamo anche una casetta, e spesso, siccome è un posto bello anche da come villeggiano, andavamo lì.
La mattina successiva sono venuti a trovarci Giovanni Giacomo e mio cugino Salvo, Gaviano Salvatore, i quali ci hanno informato che era andata la polizia a casa a cercarsi. Quindi noi siamo rimasti lì, siccome è un posto che prima che arriva una macchina lì o qualsiasi mezzo, almeno 7-8 minuti prima uno, perché si trova su una vetta, su una montagna, su una vetta, può essere, viene avvistato questo mezzo che sta arrivando, 7-8 minuti, perché noi abbiamo fatto anche i calcoli prima, e quando vivevamo là, in caso di, visto che era intestata a mio papà, e abbiamo trascorso la lettera danzale, anche per, e poi è tutto tipo una foresta, quindi si poteva sfuggire benissimo, e abbiamo trascorso la latitanza lì, 84, poi nel frattempo mio fratello ha trovato ospitalità sempre in quelle montagne, in un'altra casetta, che lui viene, e però viene arrestato il 20 agosto 1985 assieme a Gaetano, a Di Gaetano, Giovanni Di Gaetano, detto Padrinello, perché rimangono intrappolati in un fiume, che siamo in mezzo alla montagna. Io continuo a fare la latitanza, poi me ne comincio a scendere a Bagheria in particolare. Giovanni Giacomo li sa tutti questi spostamenti. Siccome io uno di mio papà. Di quale fratello di stiamo parlando? Scusi, scusi che mi sono. Non si sente neanche bene. No, no, io senti. Nell'85 quale fratello viene arrestato? Mi scusi. Non mio fratello Filippo, Filippo è stato arrestato, perché Benedetto era già arrestato nell'80. Benedetto era stato arrestato il 20 settembre del 1984 su dichiarazione di Stefano Cazzetta, il quale poi è stato dichiarato inattendibile. Va bene, va bene, andiamo avanti. Ok, abbiamo capito. Quindi lei ha detto che con, siete rimasti a, in questa porcilaia che c'era a Bagheria con, all'inizio della latitanza, questo diceva? Sì, poi mio fratello ha trovato ospitalità sempre in quelle montagne fra Casteldaci e Bagheria, ma viene arrestato durante questi brizzi che facevano, perché sono rimasti intrappolati in un fiume, mentre attraversavano un fiume con la macchina. Lui e il signor Giovanni Di Gaetano, detto Padrinello, alias Padrinello. E io continuo a rimanere perché mi sentivo abbastanza sicuro lì, però poi comincio a trovare posto in una famiglia a Bagheria, ma siccome c'era mio zio Carmelo Graviano, fratello di mio papà, il quale si era trasferito in Sardegna, aveva anche una grande tenuta e mi ha invitato ad andare a trascorrere degli anni in questa tenuta, e io ho trascorso 1987 e 1988 nemmeno, però nonostante mi trovavo lì, io viaggiavo, perché io ho trascorso, finché non collabora Giovanni Giacomo, tutti i carnevali a Viareggio. Poi quando inizia a collaborare Giovanni Giacomo, il carnevale successivo del 93 lo trascorre a Venezia, e su questo ci sono anche rapporti della DIA, che a me sono stati contestati nel processo della strage di via Palestro nei confronti del signor Tutino Macello, il quale aveva la chiamata di Spatuzza Gaspare. Io sono stato a testimoniare, ho spiegato tutto, ho spiegato che è la verità, che io mi trovavo in carnevale del 93 a Venezia, e il signor Tutino, c'è la sentenza anche irrevocabile, è stato assolto su dichiarazione di Spatuzza Gaspare. Trascorrevo anche se mi trovavo un esempio lì, questa tenuta arrivava fino a mare, una spiaggia bellissima. Io ho trascorso anche qualche estate, mentre mi trovavo quasi tutte le estate le trascorrevo in parte anche a Viareggio. Anche a Viareggio, fra cui una volta mentre ero in Sardegna, anche Giovanni Giacomo, mio cugino Salvo, in compagnia delle loro rispettive fidanzate, siamo andati a trascorrere anche a Viareggio un periodo d'estate, che poi al ritorno mi hanno lasciato a Civitavecchia, e io da Civitavecchia ho raggiunto la località di mio zio. Poi, quando viene scarcerato mio fratello Benedetto nel 1989, nei primi dell'89,
Io avevo la corrispondenza tramite epistolare con il mio cugino, anche mi trovavo in Sardegna, bene o male, ma sempre l'ho avuto, anche quando poi mi sono trovato a Omegna. E che succede? Poi io, mio fratello Benedetto, io scendo a Palermo, e trascorre il 1989 Palermo, ma sempre con i viaggi che io facevo in estate, in Veneto andavo a sciare, a Cumaiere, sono registrato, se vi interessa posso dire anche gli alberghi dove ero. Poi conosco, nel 1989-90 ho trascorso il Veglione a Milano, 90-91 lo trascorre a Omegna, trascorre io Veglione a Omegna e mi sono innamorato di questa località, perché è bellissima, anche il Veglione, ricordo, è stato bellissimo, alle donne regalavano una spiga d'argento, poi nell'anno successivo un'orchidea, no, una spiga d'oro, nell'anno successivo un'orchidea d'argento, e trascorsevo a Omegna. Quindi allora quando io conosco a signor Cianchina, come vi ho detto la volta scorsa, maggio 91, perché io poi sono sceso qualche mese a Palermo nel 91, se vi interessano le date precise le posso dire. Mentre ci siamo cerchi di essere più preciso, visto che sta dando delle indicazioni sul fatto. Allora, ci vuole, io, se lei ritiene, sì. Dico poi comunque magari ma sarà anche mi associo. Avvocato, mi scusi, devo dire il nome dell'hotel che le ho detto a lei di andare a prendere il riscontro, quello che le ho detto, posso dire il nome, non necessita. Almeno può dire quello di Omegna. Può assolutamente dirlo, assolutamente. Va bene. Io quando sono a Omegna conosco a vedere locali bellissimi, fra cui c'è l'hotel San Rocco che ha Orta, perché Omegna si trova sul lago d'Orta e di fronte c'è Villa San Giulio e Orta. Questo hotel noi abbiamo già scorso assieme al signor Bailade, la comitiva che si era formata lì a Omegna, abbiamo già scorso 90-91, che ho preso una casa in affitto e c'è tutto registrato, 90-91, ci siamo divertiti abbastanza e le ho detto che alle donne, non mi ricordo se è stato in quest'anno, nell'anno successivo è stata spiga d'oro e poi nell'anno successivo è stato l'orchidea d'argento e così ogni anno è successo fino al 93-94. Cosa succede? Succede che io poi scendo nel mese di maggio e il signor... Di quale anno stiamo parlando? Scusi, di quale anno? 1991. 1991. Maggio io scendo a Palermo e conosco il signor Cianchina, presentato da il signor Carmelo Lupo, che era suo genero. Perché è stato lui a presentarmi prima di, anche se io già conoscevo il signor Lupo Cesare, il quale siamo registrati assieme a Cumaier a San Venzano, perché frequentavamo il casino di San Venzano, e anche a Sanremo, finché non si collabora Giovanni Giacomo, perché Giovanni Giacomo li conosce tutti questi posti che io frequentavo, e anche lui è venuto al casino di Sanremo. Che cosa succede? Scendo là e conosco il signor Cianchina Fabio. Dopo qualche mese, io era l'estate, mi sono trasferito di nuovo a Viareggio, siamo nel 91, Viareggio, ma anche frequentavo Taormina, giravo l'estate, trascorrevo così. Poi ritorno ottobre, fine ottobre, e il signor Carmelo Lupo mi dice: a me non piace più il comportamento di mio genero da quanto si è avvicinato a te, si è montato la testa. Dice: poi ti dico una cosa, stai attento che ha un cugino che lavora alla DIA, che ci sono nome e cognome, già lui l'ha detto in altri processi, dopo, prima lo negava, ma poi l'ha detto nel processo 0709, poi sarà compito dell'avvocato a dire il nome e cognome di questo, il quale gli ha detto che a breve arresteranno Salvatore Madonia. E la cosa si è verificata, quindi mi ha detto: facciamo una cosa, lasciamolo dolce senza farlo impazzire, ti suggerisco se ti puoi trasferire a Omegna,
cosa mi fai la cortesia, visto che Baiardo è parente di Lupo, Baiardo Salvatore, siccome aveva vinto un premio qualche anno prima del miglior gelataio, se non sbaglio d'Italia, non mi ricordo d'Europa, un 20, aveva vinto e si fa qui in casa nuova, aveva iniziato a prendere questa abitudine, questo vizio negativo di giocare ai casinò, e tutto ciò che guadagnava lo perdeva ai casinò. Quindi dice, mi fai la cortesia di controllarlo tu, perché io, anche se frequentavo i casinò, non abbiamo mai perso soldi, perché 100.000 lire e basta, non andavo oggi, tutti quelli che erano con me. Che cosa succede? E io risalgo a Omegna e Gianchina non sa niente. Gianchina viene utilizzato solamente, come vi ha detto lui, accompagnare mia cognata fino a Milano con il treno e qualche altra cosa e basta. Tutto ciò che ha detto Gianchina, poi l'avvocato ci pensa, dall'avvocato a smentirlo, tra cui Toimine, che già io ne ho parlato, già Denena, che sono già ve ne ho accennato, ma ci penserà lui. Che cosa succede? Io da Omegna, assieme al signor Baiardo, ci sono tutte le carte d'affitto, perché c'è la sentenza Baiardo, è sufficiente acquisirla, non solo, ci sono i testi che hanno fatto condannare al signor Baiardo di Omegna, i quali riferiscono che noi eravamo lì costantemente a Omegna, che ci sono, vi ho detto, a Riccione, luglio 93, ma è inutile che ripeto di nuovo tutta la stessa cosa. Poi noi ci siamo trasferiti, poi frequentavamo Venezia, come vi ho detto, Albano Terme, è tutto dimostrabile, e questo sarà compito dell'avvocato di fornire la documentazione. È sufficiente così oppure devo continuare sulla mia latitanza a dare altri dettagli? No, se può dare invece qualche dettaglio in più rispetto al 93 a Forte dei Marmi, quello che è accaduto, insomma, che avete allora, incontrato. Allora, più volte ho ripetuto. Poi quello di Gianchina ci penserà l'avvocato, che io già l'ho detto un po' di cose. Allora, nel 93 noi abbiamo trascorso, c'è una casa, un appartamento preso in affitto a Riccione, qua abitavamo io, mio fratello, con le rispettive compagne, il signor Baiardo con sua moglie e sua figlia, in un appartamento, non mi ricordo se era quinto piano o alto, il quale si affacciava su una piazzola sul lato destro che iniziava viale Ceccarini, e su sulla sinistra eravamo proprio attraversando la strada, che non è tanta grande, già eravamo sul lungomare e ogni giorno frequentavamo i bagni, il Lido che ci sono qui. Poi noi a fine 31 luglio ci siamo trasferiti a Forte dei Marmi, che avevamo preso in affitto giugno, luglio e agosto, queste ville, non è una ma sono due, perché avevamo spesso ospiti, quindi io in tutti i posti dove andavo, anche a San Vito Lo Capo, che poi ve lo dirà la signora Lolito Rossi, la moglie di Giovanni Giago, io prendevo sempre 3-4 villette o appartamenti, quelli che erano, perché avevo sempre buona compagnia. Che succede? A Forte dei Marmi, ci trasferiamo a Forte dei Marmi, e questo verrà smentito tutto quello che dice Gianchina, di quello che ha detto. Il 14, e siamo a Forte dei Marmi, il 14 agosto dicono che mio fratello, che è una delle Lolito, che già Giovanni Giacca era collaboratore di giustizia, visto che ha iniziato a collaborare nel 1992, riconosce uno dei fratelli Graviano. Quindi quella giornata, quella sera stessa, io, mio fratello Benedetto e altra persona con le rispettive compagne ci siamo trasferiti ad Albano Terme. Mio fratello Filippo, assieme al signor Vasile Giuseppe, con le rispettive compagne, moglie e la bambina di Vasile, si trasferiscono a Omegna. Però prima di dividerci, che dice che ci siamo spostati con i taxi quella notte, prima di dividerci abbiamo stabilito che ci vedevamo il giorno successivo, cioè il 15 agosto del 1993, a Gardaland, davanti a Gardaland a mezzogiorno, e ci siamo incontrati a Gardaland
abbiamo trascorso la giornata assieme, che oggi alla comitiva che c'era a Forte de Mamme si è aggregato anche il signor, si è associato anche il signor Baiardo con la moglie e la figlia. Qui ci sono le collaboratrici di giustizia, che sono quelle che hanno fatto arrestare a Baiardo per favoreggiamento, hanno fatto arrestare quelle di Albano Terme, che sono, l'ho detto più volte ma ve lo ripeto di nuovo, Giuseppa Ferrante e la moglie del signor Vasile Giuseppe, che si chiama Uma Fedor. Poi siamo, come vi ho detto la volta scorsa, noi giochiamo a Verona, Sardegna, a Venezia, e qui lei ha tutta la documentazione che poi la fornirà. Qualche cosa ve la dirò quando poi parleremo di De Filippo. Sì. Va bene così, possiamo... io non devo qualche altro. No, possiamo già affrontare allora Di Filippo. Torniamo ai collaboratori. Di Filippo, se non ricordo male, Pasquale, ha affrontato, se non ricordo male, su domanda del sottoscritto, la questione relativa all'usura a cui era sottoposto Vallone. Ecco. Cosa può dirci rispetto a questo argomento? Conosce anche il signor Vallone? Allora, loro danno la colpa a Garofalo, ma erano tutti assieme, i fratelli di Filippo e Garofalo davano solo degli interessi, tra cui hanno prestato 200 milioni al signor Vallone, non mi ricordo, Antonino forse, sì. Che succede? Io non so niente di questa situazione. Il signor Vallone aveva restituito altri 200 milioni perché le facevano pagare interessi, altri 600 milioni di interessi, finché ha tentato il suicidio. Io questa cosa mi viene raccontata dopo che è successo, perché nemmeno mi trovavo a Palermo in quel periodo. Quindi il signor Vallone, tramite un parente, si rivolge a mio cugino Graviano Salvatore se poteva dare un aiuto, visto che è stato salvato da questo suicidio. Mio cugino Salvatore, come vi ha detto, ha parlato forse un certo spadale, non so che cosa, e non solo non gli ha fatto uscire più soldi al signor Vallone, gli ha fatto ritornare i 600 milioni. Quando il signor Vallone diventa amico con mio cugino Graviano Salvatore, il quale lo andava sempre a dire: io posso aiutarti, posso... Prima si era presentato con un regalo, mio cugino l'ha mandato via, ha detto che non faceva il prezzolato, cioè lui fa le cose perché se le sente di fare e non ammette l'usura. Però i De Filippo sono convinti che erano stati i fratelli Graviano a fare questa situazione, invece non c'entriamo niente io e mio fratello, c'entra è mio cugino Graviano Salvatore che fa cioncare questo pagamento a Sciozzini e far ritornare anche i 600 milioni che già l'interesse aveva pagato. Che cosa succede? Mio cugino sempre rifiutava tutto del signor Vallone, perché le cose si fanno con il cuore, finché gli dice: ma ha bisogno poste? Mi ha scritto una lettera, dice: senta, c'è un posto a Bano Terme, vuoi andare? Mio cugino Graviano Salvatore mi scrive che c'è un posto ad Albano Terme, se volesse frequentare questo posto. Gli ho detto: va bene, allora facciamo l'appuntamento, e mi presenta il signor Vallone, però io e mio fratello, sempre con le rispettive compagne, ci presentiamo io come spataro con la T, Salvatore, quello del documento, che è anche collaboratore di giustizia, che è stato arrestato lo stesso giorno mio, e mio fratello con spataro Francesco, che era fratello, che è fratello, penso, del signor Spataro Salvatore. Quindi ci siamo fratelli, lui ci conosce il signor Vallone come fratelli Spataro, e frequentavamo questo posto di qui. I signori De Filippo e anche Garofalo, un motivo che ci accusano è questo, perché sono convinto che sono stati i fratelli Graviano a fare troncare questa usura. Invece non c'entriamo niente. Poi il signor De Filippo, posso?
Sì, prego. Signor De Filippo Emanuele sostiene che lui si incontrava con mio fratello Filippo in via Bricci, via Rudinì, uffici che stava costruendo il signor Lupo Cesare. Non so in che data, perché lui non lo specifica, ma penso dopo la scarcerazione, che è nel 90, lui vorrebbe dire, ma non risulta verità, per mandare informazione ai fratelli Marchesi, Nino Marchesi, Giuseppe Marchesi, farà benvenire da solo. Ma mio fratello non aveva motivo di incontrarsi con Di Filippo Emanuele, visto che Di Filippo Emanuele già nel 1985 è stato accantonato a suo dire, anche lui lo dice, che non fa più niente, 85, perché vi ho detto il motivo poc'anzi, ma mio fratello Filippo, se avesse avuto bisogno di mandare informazione a Antonino Marchesi o a Giuseppe Marchesi, aveva Gregorio Marchesi, che era il fratello, quindi una persona tanto affidata, che Giovanni Giago vi racconta in questo procedimento, che era una persona che aveva non era uomo d'onore, ma era importantissimo Gregorio Marchese, e si poteva dare benissimo molta confidenza, il quale si incontrava con Salvatore Rina e vi ha nominato azze nominative. Oppure c'era Giuseppe Giago, fratello di Giovanni Giago, cognato di Nino Marchese, cioè essere cugino, e di Giuseppe Marchese, cioè essere cugino, quindi poteva utilizzare lui a Giuseppe Giago, che Giovanni Giago in questo processo, io ancora non l'ho letto, riletto il verbale, riferisce che era ancora oggi, dice, per fratello Graviano si fa uccidere suo fratello Giuseppe Giago, dice, e con Filippo sono compagni, quindi non capisco il motivo che si doveva rivolgere a Di Filippo Emanuele. Sempre Di Filippo Pasquale vi dice che non mi conosce, non mi ha mai incontrato. E su Benedetto cosa dice? Su Benedetto loro dicono che, ma questo anche lo dice Spatuzzo, dice, dopo la morte di Michele Graviano si vedeva Benedetto Graviano era quello che comandava, e successivamente Filippo Graviano, e successivamente Giuseppe Graviano. Benissimo, ma non lo dico io, ve lo dice Anselmo, ve lo dicono tutti. Ecco, cosa dice Anselmo? Cosa dice Anselmo rispetto a questo argomento? Anselmo dice che lo stavo riferendo. Anselmo dice, a pagina 32, che il capo era Pino Savoca, Giuseppe Savoca, signor Giuseppe Savoca, era il capo, compare del signor Rina, rappresentante di Brancaccio. In quale periodo? Che viene a rappresentante di Brancaccio, successivamente prende il posto, viene arrestato, lo stesso giorno viene arrestato mio fratello Benedetto, che è stato arrestato mio fratello Benedetto assieme al signor Savoca il 20 settembre 1984. Dice, successivamente prende il posto Giovanni De Gaetano, detto Guarneddu, il quale quindi viene arrestato assieme a mio fratello Filippo il 20 agosto del 1985. Quindi io vorrei sapere sia De Filippo sia cose, che cosa mio fratello, che capo, addirittura come si chiama? Spatuzza, nemmeno conosce il signor Giuseppe Savoca. Lei ha fatto questa domanda e vi ho detto che c'è stata trovata, è stata rinvenuta una mappa quando è stato arrestato il signor Lo Piccolo Salvatore, dove sono annoverate nel 2007, dove sono annoverate tutte, fra cui anche il signor Giuseppe Savoca, e non ci sono nessuno dei Graviani, nessun parente dei fratelli Graviani. Sì, sempre su Anselmo, nel corso dell'esame Anselmo parla dei rapporti con l'Andrangheta. Ecco, cosa questa affermazione, questa dichiarazione? L'ho detto poc'anzi, ho detto che non parla da rapporti. Però avvocato, cerchi di fare delle domande più puntuali rispetto non a questo. Non rapporti con l'Andrangheta. Dice così. Ecco, quindi no,
afferma che lei o Cosa Nostra in generale non aveva rapporti con... Lui parla per Cosa Nostra. Cosa Nostra non aveva il rapporto che annunciò. Lui non è a conoscenza di queste cose. Se posso intervenire, l'avvocato di parte civile, l'avvocato Ingroi, fermo restando diciamo il pieno e ampio esercizio del diritto di difesa in sede di controesame, però stiamo facendo ora una serie di domande dal quale si chiede all'imputato di riferire sul contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori sentiti nel processo, che conosciamo tutti, e di fare dei commenti sulle dichiarazioni. Sì, infatti io non credo deve, che l'imputato, alcuni dati, se posso l'avvocato parlare, deve fare intanto lei delle domande l'imputato puntuali, può riferire le circostanze a sua conoscenza, sì, oppure no, ma non fare dei senza divagare su domande precise. L'imputato deve riferire su fatti che lui di cui ha conoscenza diretta, non su quanto riferito da altri collaboratori, su quello che lui ha direttamente, di cui ha direttamente conoscenza. Molte circostanze le ha riferite anche sulla base, quello che dicevo prima, Presidente, all'inizio, sono dei documenti o comunque dei verbali contenuti nell'ambito delle alcune sentenze. Vabbè, allora se sono circostanze quindi, documentali le esamineremo e valuteremo, ma dico non c'è bisogno che ce le riferisca l'imputato le circostanze documentali, quello che risulta dalle sentenze o dai verbali di interrogatori, eccetera. Lei faccia domande precise e l'imputato risponderà su circostanze precise di cui ha diretta conoscenza. Senta, lei ha fatto riferimento prima anche a Drago Giovanni, che comunque l'accompagnava in un determinato periodo storico. Ecco, le chiedo, l'ha mai accompagnata in Calabria, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, nel periodo, negli anni 90, nei primi anni 90? Ricorda qualche circostanza? Non solo nel 1990, mai. Lui dice che noi non conosciamo nessuno del Reggio Calabria, né di Pippo, l'ha detto in questo procedimento. Mai. Lui parla comunque dei notar Giacomo. Ecco, sì. Chi erano i notar Giacomo? Ma i notar Giacomo c'è un processo, io ho fatto un procedimento. Lui dice che erano persone malavitose. Non parla di niente. Che era? Non lo so, ci sono i verbali. Io dice che avevano contrasti, l'ho detto poc'anzi, avevano contrasti con anzi con altri calabresi che. E chi erano questi calabresi? Quindi i Pranno, i Penna, non lo so, questi erano quelli di processuale, le posso parlare quello che hanno detto. Poi ha detto che loro si sono rivolte a dei calabresi a proposito per consegnare a Contorno Salvatore, sì. Siamo nel 1988, che Contorno Salvatore era latitante collaboratore, cioè era collaboratore di giustizia di già, e calabrese, poi è imputato di diversi omicidi, l'ho sospettato, tra cui quello del mio papà. E i calabresi hanno detto che non consegnavano a Contorno Salvatore, quindi non penso che ci faccio da aggiungere su questo punto. Cioè, avete verbale, poi sarà lei ad elaborare e a sviluppare la dichiarazione, quello che sei. Senta, ha parlato anche di questo processo in Cassazione, quindi di questo diciamo tentativo comunque di questo aggiustamento del processo in Cassazione rispetto a un processo pendente innanzi alla Corte d'Assise di Palermo. Cosa vuole riferire rispetto a questa vicenda? Ma scusi, stiamo parlando della dichiarazione Spatuzza e Cianchino? Sì, anche di loro, sì. Sta parlando di Goldemeyer, sì, ma sì. Scusi, non lo dovevamo affrontare dopo che io ascoltavo... Ah, quindi poc'anzi non siamo rimasti. Lo posso affrontare. No, lo posso affrontare io adesso, però scusi, rimaniamo poi con Spatuzza sospese e anche con Cianchino, perché è tutto riguardato il mezzo, non so se io posso cominciare a parlare, è inutile parlarne oggi se poi dobbiamo ritornare. Sì, cambiamo. Facciamo riferimento a un altro collaboratore. Abbiamo sentito anche Ferro nell'ambito di questo processo. Innanzitutto, lei conosce Ferro? Non conosco Ferro e non ho mai sentito parlare di un lido che esista a Bagheria. Io Bagheria l'ho frequentato quando ero bambino.
Le ho più che bagheria ad Altavilla, perché i miei genitori avevano una villetta a mare ad Altavilla e quella zona la frequentavo tutto. Io non mi ricordo di esserci un lido. Poi se io ve l'ho detto, io dal, precisamente da fine 91 non mi trovo più a Palermo, quindi non so se è stato aperto qualche lido a bagheria. Successivamente. Senta, per quanto riguarda... Non so. Sì, per quanto riguarda invece... Scusi, ma quando, sì, io mi, quando mi trasferisco a Di Filippo, mi riferisco anche a Garofalo Giovanni. Sì, sì, l'ha detto prima. Quello che l'ha detto. Sì, sì, l'ha detto. Che poi questo, ma scusa, che poi Garofalo lo affronterò quando affronterò sempre il discorso della Via d'Amelia e tutto. È inutile che lo completo adesso. Quando sì, affronteremo Spatuzza e tutto ciò. Va bene. Senta, per quanto riguarda invece Cuzzola, Cuzzola dichiara di un episodio accaduto, di una vicenda accaduta all'interno del carcere di Spoleto con Piero Malli. Lei intanto conosce Piero Malli? Se ci può riferire anche rispetto a questa vicenda all'interno del carcere di Spoleto. Cos'è successo? Scusi, avvocato. Sì. Lei si riferisce a carcere di Novara, non a Spoleto, però dobbiamo parlare anche del carcere di Spoleto, perché a Cuzzola io non me lo ricordavo, con lui me l'ha fatto ricordare. Allora, nel 1997, quando vengono chiuse le isole Asinara e Pianosa, io e Pianosa veniamo trasferiti a Spoleto. A Spoleto c'erano tante persone, calabresi, tutto, tra cui c'era il signor Penosauro, il signor Michele Greco, il signor Peppe Calò. Che poi sono andato, devo fare una precisione, che chi era a Pianosa non faceva la rotta di Palermo-Cagliari o Palermo-Sardegna, ma la rotta era Palermo-Genova, Genova-Piombino, cioè il viaggio di Genova-Piombino, e la mattina Piombino-Pianosa, che dall'altra parte non c'entra niente a Sardegna. Il ritorno veniva fatto o in elicottero, come vi ho detto poc'anzi, oppure da Pianosa all'istituto Porta Azzurro, soggiornavamo lì una notte, un giorno, che non c'entra niente con la Sardegna, e poi da Porta Azzurro venivamo trasferiti a Piombino, e da Piombino o si in aereo da Roma si raggiungeva Palermo, oppure a Napoli si prendeva la nave e si raggiungeva Palermo. Quindi ritornando invece di nuovo a Spoleto con Cuzzola, siamo arrivati io e mio fratello, buongiorno e buonasera, e come vi ha detto anche lui, facevamo attività, la prima ora attività fisica, la seconda ora poi li abbiamo convinti dopo un po' di storie a giocare a calcio, giocavamo a calcio noi. E quando io ho sentito parlare lui calabrese cose, subito io le ho detto, le chiedo se si sono lamentate perché non andavamo la mano. Loro si lamentavano, c'era pure un certo signor Morabito, se non erro, dice che noi non salutavamo, e si sono rivolte al signor Giuseppe Savoca. Cioè a me me l'ha detto il signor Giuseppe Savoca, mi dice lasciali stare, dice siamo in carcere, visto che c'era quel risentimento nei confronti di mio papà, dei contatti che avevano con chi che aveva ucciso, che aveva causato la morte di mio papà e di altre persone, mi disse siamo in carcere, lasciali stare. Ma la mano io lo stesso, dicevo io mio fratello buongiorno e buonasera, e facevamo attività fisica. Quindi questo è una... scusi, in quel passeggio, visto che si parla, ma non ho niente da dire nei confronti di queste signore perché si comportavano benissimo, c'erano anche i fratelli Piero Malli. Non so, uno si chiamava Gioacchino, l'altro non ricordo come si chiamava, ma questo io ho chiesto più volte di chiedere a casa circondariale, farvi mandare chi erano le persone che frequentavamo. Quello che è successo a Novara, lui dice che io... Non ci hanno ancora risposto, l'abbiamo chiesto, non ci hanno ancora risposto. Prego, ma io mi sono rivolto anche alla Corte d'Assise, alla dottoressa, con una lettera, se potesse aiutarci in queste ricerche. Vabbè, poi lo vedremo meglio con il suo avvocato, farà un'istanza, casomai. Va bene, Presidente. Posso continuare? Poi lui mi accorge, il signor, il testa Cuzzola, mi ha accusato che io ho tentato omicidio del signor Papaglia lì nel carcere di Novara, sì.
Io non ricordo niente di questa situazione, ma siccome ho dedotto che si trovava nella sezione con il signor Salerno Pietro, un carissimo amico mio con il quale abbiamo corrispondenza epistolare, io ho tentato più volte di scrivere, ho tentato, mi è stato bloccato due volte, ho detto non la faccio più, scrivere al signor Salerno Pietro per spiegare questa situazione, che cosa è successo, se fosse successo qualche lite, ma anche questo io ho scritto alla Corte d'Assise per gentilezza di sconciare quello che dico io. E cosa è successo? Lui dice che poi io scendendo a passeggio il signor Peromalli Giuseppe ha detto, dice, ma che volete cercare? Ve la raccontate, non che io ripeto tutto ciò che ha detto il Tessa Cuzzola, era un confidente, non so che cosa era, i servizi segreti, cose. Dice, e mi accusa a me che sono stato il mandante di questo. Innanzitutto, non penso che ci sia, perché se fosse stata una cosa del genere in tutto l'istituto si avrebbe sparsa la notizia, invece non è arrivata questa notizia. Al massimo è potuta succedere una lite, ma non causata dai palermitani, perché i palermitani lievitano le lite, perché non interessa fare le lite dentro le carcere e mettersi a avere concesse con qualcuno. Poi lui riferisce che poi il signor Giuseppe Peromalli, il quale si parla con me e io spiegandoci la situazione di questo tentato omicidio, scende a passeggio e va a raccontare a loro quello che vi ho detto poc'anzi. Dice, ma che stiamo cercando? Dice, non solo quelle spione, non so che cosa, in parole precise, ma li potete vedere perché io ancora non l'ho letto, riletto questa trascrizione. Allora è impossibile quello che dice, perché se il signor Peromalli Giuseppe, che io non posso ricordarlo, quando è successo questa lite si trovava in sezione con me, ma io non ricordo che sono stato in socialità con il signor Peromalli, forse eravamo nella stessa sezione, ma io ero in isolamento, quindi non avevo socialità con il signor Peromalli. E poi il signor Peromalli, se si trova in sezione con me, non può scendere a passeggio e andare a raccontare i fatti, a incontrarsi con loro, perché i passeggi sono non sezione per sezione, gruppo per gruppo, e lui si trovava non in un altro gruppo, in un'altra sezione, in un altro reparto, quindi è impossibile. Poi i passeggi di Novara, se in quello di Tolmezzo vi ha detto il signor Tessa Spatuzza che sono 4-5 mesi, i muri sono ancora più alti, io ci sono stato, e fra un passeggio e l'altro c'è la gente, il posto di guarda, che non vengono mai abbandonate, non risponde mai a verità quello che ha detto Spatuzza, che si allontanano perché rischiano a perdere un posto di lavoro, abbandono del lavoro, in quanto sono anche loro sorvegliate dalle telecamere. Quindi suo signor Piro Male si trova nella sezione nella quale ero ristretto anch'io, non può avere contatti con loro. Quindi anche questo dovete riscontrarlo, ve lo chiedo per gentilezza, che smentisce tutto ciò che vi ha detto Cuzzola, almeno su di me. Sì, signor Graviano, senta, lei conosce o ha conosciuto Momo Molè? Le dice qualcosa questo nome? Ah, allora, il signor Gerolamo Molè io lo conosco a Spoleto, perché io arrivo a Spoleto il giorno che faccio colloquio, mia mamma mi comunica che il giorno precedente era nato mio figlio, io rinuncio a tutti i processi, se ne vado, non vediamo dove mi portano, così mi vado a rilassare per qualche mesetto, e vengo trasferito a Spoleto, come vi ho detto poc'anzi, e siamo nel 97, dopo il 26 luglio del 97, la data di nascita di mio figlio, e dopo il colloquio che ho fatto con mia mamma, che è stato il giorno dopo la nascita. E che cosa succede? Mi trasferisco là, e poi vengono applicate le videoconferenze nel 98, però, perché la legge era stata varata nel 97, ma non entrava in vigore perché c'era stato un emendamento presentato
mi ricordo da un radicale, non mi ricordo da chi, e quindi ha fatto la navetta fra una camera e l'altra. Vabbè, non ha importanza la camera. Andiamo avanti. E vengono approvati nel 98, cioè vanno in vigore nel 98, vengono applicate, e io il signor Molello conosco nel 98, dopo che ci sono le videoconferenze, perché viene arrestato e viene trasferito a Spoleto. Nel 99, il 9 giugno del 1999, veniamo trasferiti io, mio fratello Filippo e il signor Molè dalla CR di Spoleto alla CR di Tolmezzo. Ed è questo il giorno, no, come dice Spatuzza, 98, 97, giugno 99. Io sono stato prima a mettere piede in quella sezione, perché poi sono arrivati a CG lo stesso giorno, che Spatuzza, Cillare, signor Cillare, Giacchino e signor Francesco Matone, che questo ne parleremo quando si parlerà di Don Mezzo di Spatuzza. Quindi io sono stato il primo e siamo stati lì, ma non siamo stati più mai più nello stesso gruppo, perché poi lui è stato nel gruppo, è inserito nel gruppo con mio fratello Filippo, e io invece ero con Spatuzza, diversamente da come dice Spatuzza, e senta, questo è anche da riscontrare. Senta, signor Graviano, De Piro Malli, se può specificare, chi ha conosciuto e quando li ha o lo ha conosciuto? Io finché ero fuori, cioè non ero stato arrestato, io non sono i Piro Malli o sì, altre persone. Sì, dico quando li conosce, dove li conosce. Lo sto specificando. Io non conoscevo nemmeno un italo, un professionista che faceva di Reggio Calabria, così. Io i primi che conosco sono i calabresi, li conosco in carcere, i signori Piro Malli, cioè sono due fratelli che io non ricordo, solo un certo Giacchino, là ce non ricordo che 1997, quando vengo trasferito a Spoleto, che già li trovo lì, e poi un accio di Piro Malli lo incontro nel carcere di Novara, no? Mi sono spiegato? Però con il nome io faccio confusione, ma è sufficiente andare che arrivassero queste informazioni delle queste istituti penitenziari che vi spiegano. Perfetto. Tutto. Senta, ha conosciuto Enzo Mele? Enzo Mele è coinvolto nell'omicidio di mio papà, però io direi che affrontarlo quando si parlerà di Garofalo e tutta la storia di mio papà, è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose. Sì, perché le macchine erano, già ne avevo parlato io la volta scorsa, sì, lo stesso a Garofalo, è lo stesso connesso con Garofalo, Giovanni. Sì, Presidente, io a questo punto interrompo il mio esame, ci saranno altri argomenti che devo trattare. Scusi. Un attimo, signor Graviano. Scusi, avvocato. Un attimo. Anche sulla base di quei documenti che io ho spedito al signor Graviano. Se poi li devo mandare cartacei, li mando cartacei, Presidente, perché comunque il cartaceo lo consegnano, quello all'interno del CD non lo consegnano. Siccome c'è anche la sentenza del padre del signor Graviano, comunque ci sono documenti che dobbiamo affrontare quando parleremo di Spatuzza, comunque dobbiamo affrontare anche altri argomenti come il Teatro Massimo e quelli relativi alle conversazioni con il signore Di Nolfi. Quindi io, se posso per ora interrompere, puoi proseguire martedì con la speranza che questi documenti vengano. Martedì non avevamo detto udienza? Io ricordavo martedì, non ricordavo male allora. Scusate. Ma forse ricordavo male. Questi documenti io ancora non sono. Sì, questo abbiamo detto, signor Graviano. Va bene, e allora se c'è il consenso delle parti, sospendiamo con l'interrogatorio da parte del difensore dell'imputato e possono fare il loro esame la parte civile e poi il difensore dell'imputato si riserva di completare l'esame alla prossima udienza. Sì. Scusate, se me le deve mandare il signor Pubblico Ministero, arrivano subito. Quindi è inutile, avvocato, subito, che li spedisca. Ci pensa la procura. Domani è sabato, poi c'è domenica. Se lei riesce ad averle lunedì è già un miracolo, quindi martedì mi sembra presto, sinceramente. Sì, ma per l'avvocato passeranno 15 giorni, un mese. No, ma ce ne occupiamo noi, ma credo che martedì sia troppo presto. Sì.
Vabbè, ora vediamo questo. Magari vi mettete d'accordo, se ci pensa la procura e manda tutto la procura. Allora, prego, sì. Avvocato Ingroia. Avvocato Ingroia, avvocato di parte civile. Presidente, facciamo giusto 5 minuti. Vabbè, 10, per raccogliere così, le idee. Anche vedo i giudici popolari con. Allora, provate. Io bisogno di parlare avvocato e andare a bere un bicchiere d'acqua. Okay. Va bene, ok, 5 minuti. Ma è tornato l'imputato Graviano nella saletta? Presidente, signor Presidente, sta arrivando, è andato in camera per un bisogno fisiologico. Va bene. E allora, mentre aspettiamo l'imputato, facciamo un programma per la prossima settimana. Ci siete tutti, i difensori sono qua. L'imputato Filippone è presente nella saletta, i difensori ci sono, parti civili. Sì, e allora? Diamo atto quindi che l'imputato sì, Filippone... Presidente, buongiorno, dalla Casa Circondariale di Torino. L'imputato Filippone ha rinunciato al proseguo dell'udienza, adesso... Va bene, e allora diamo atto a verbale... L'udienza dovrebbe proseguire giovedì 27. Dov'è? L'avvocato Aloisio dov'è? Ci siamo per giovedì 27, scusate, giovedì 27 aula bunker ore 14.30 per il prosieguo dell'udienza, così lo comunichiamo già da ora per la videoconferenza per Torino. Benissimo, grazie. Va bene, grazie. Possiamo chiudere il collegamento. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. E allora, l'imputato Graviano è arrivato, mi pare. Signor Presidente, si è arrivato, sta parlando con il comandante per via dei file. Non, sì, non appunto, appunto, perché con il comandante ci siamo sentiti poco fa proprio per i problemi che lei ci sta esponendo per cercare di risolverli, signor Graviano. Sì, sì, no, con lei devo parlare. E poi questa cosa magari se la chiariscono dopo. Loro sentono. Comandante, allora ci sente alla saletta? Nella saletta di Terni ci sentite? Con lei sono. Sì, la sentiamo, signor Presidente. Hanno chiarito e dopo continuano. Continuano dopo. Ok, così sì, noi proseguiamo con l'esame, tanto con il comandante ci siamo chiariti. Si accomodi, signor Graviano, dobbiamo continuare con l'esame. Possiamo cominciare con le domande dell'avvocato Ingroia? Sì. Guarda, avvocato Ingroia, Presidente, mi autorizza a stare sì, seduto? Certo, penso certo che sia più comodo per tutti, anche perché il microfono non arriva quando si è in piedi. Signor Graviano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, una prima domanda preliminare. Insomma, ci sono state già tantissime domande su tantissimi argomenti già del pubblico ministero, quindi alla parte civile non restano tanti argomenti, soltanto volevo fare alcune precisazioni, alcuni approfondimenti. La prima nasce da una sua dichiarazione in questo processo, più volte l'ha detto, dove lei ha dichiarato di rispettare le sentenze quando sono sentenze definitive. Nel contempo ha impiegato buona parte del suo esame e controesame per contestare le dichiarazioni dei collaboratori, soprattutto laddove l'accusano di omicidi. Poi ha reso le dichiarazioni che io ritengo molto importanti e interessanti da approfondire. Lo ha fatto, direi, in modo importante, anche perché ha scelto di farlo pubblicamente e in udienza, consentendo quindi anche alle parti civili di poterle sottoporre le domande in modo diretto. Allora, volevo capire, per verificare poi e mettere in condizione la Corte di valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, fino a che punto arriva quello che lei dice rispetto delle sentenze definitive, cioè se sono un rispetto formale o anche sostanziale. E fatta questa premessa, le faccio quindi una domanda diretta. Lei ha fatto parte di Cosa Nostra?
Di già ho risposto al signor pubblico ministero, quindi non mi ripete le stesse domande. Vabbè, non vuole rispondere a questa domanda. No, io ho risposto a tutte le domande. Io di già ho risposto al pubblico ministero su questa domanda. Quindi è inutile che lei mi ripeta di nuovo le stesse domande, perché io mi stanco, si abbassano gli zuccheri e non riesco più poi a seguire bene il processo. Va bene, d'accordo. Passo alla domanda successiva. Senta, la domanda successiva riguarda Marcello Dell'Utri. Lei ha conosciuto il senatore, ex senatore Marcello Dell'Utri? Non l'ho conosciuto. Non l'ho conosciuto. Senta, lei invece ha conosciuto, ne ha parlato ampiamente, Silvio Berlusconi, è giusto? Di già risposto a questa domanda. Sì. Ha risposto, lei ha detto che l'ho incontrato almeno 3 volte. E può darsi che a me sia sfuggito, lei mi corregga se sbaglio. Mi pare che lei ha fatto riferimento al primo incontro che è stato fatto in quel hotel di Milano, l'Hotel Quark. Il terzo incontro... Forse, non ricordo bene il nome. Ok, comunque in un albergo, giusto? Dove c'era suo nonno e suo cugino, giusto? Sì. Oh. Poi ha parlato di un terzo incontro, credo il terzo, comunque, un altro incontro, fine dicembre del 93, che è stato l'ultimo incontro, giusto? Sì. Oh. E l'altro, quindi questi sono due, e il terzo è stato prima di questo, immagino prima del dicembre 93, si ricorda dove è stato? Fra il primo e il terzo, il secondo è avvenuto fra il primo e il terzo. Sì, si ricorda dove e quando, grosso modo? Sempre a Milano, l'ho detto. Sempre già anche su questo rispondimento. Può darsi mai che sia sfuggito, anche perché non rappresenta quell'udienza, ho soltanto ascoltato... A me spiace se lei non era sì, presente. Sì, no, ho ascoltato l'udienza grazie a Radio Radicale. Ma dicevo, se già l'ha detto precisamente, io ricordo di no, però mi corregga se sbaglio. Mi sembra che anche questo è stato fatto in quell'appartamento di Milano 3 o altrove? No, Milano 3 io ho riferito, che mio cugino mi ha riferito che aveva avuto delle chiavi prima di quell'appuntamento, gli aveva dato questo appartamento, disponibilità di questo appartamento, che ne poteva usufruire mio cugino per evitare di andare a registrare in alberghi quando saliva. Quindi sì, aveva consegnato la chiave, quindi è stato l'ultimo, ma non era di proprietà di mio cugino, sì, ma è stato dato le chiavi nel senso come disponibilità di usufruire. Era per capire dove è stato il secondo incontro, non mi è chiaro. Ho detto che è stato sempre in un albergo, ma l'ho detto già al signor pubblico commissario, ma... quindi non mi ripeto sempre le stesse domande. E vabbè, ma lei spesso ha ripetuto sempre le stesse risposte, mi consentirà se, ma non se le faccio qualche domanda. Perché me le poggete, se non l'avessimo... Vabbè. Senta, lei ha detto almeno 3 incontri, nel senso che è possibile che ne avete avuti altri? No, 3 incontri. Ah, solo 3. Senta, a proposito, questi incontri mi sono avvenuti tutti a Milano. Sì. Nel periodo della sua latitanza, lei ha dichiarato prima su domanda del suo difensore che per un periodo è stato in Sardegna. È stato in Sardegna? Sì. In quella tenuta che diceva prima. Non solo in questa tenuta, mio zio aveva questa è una grande tenuta, immensa, non si può girare, ci vogliono cavalle per girarlo o il gippone, quindi che coltivava di tutto e poi aveva anche la distribuzione in tutti questi alberghi, fino a Villa Semius, anche a Porto Cervo, che io sono stato con Giovanni Giacco a Porto Cervo anche. Senta, ma nell'estate del 93 è stato in Sardegna?
No. Io l'ho detto, estate 93 sono stato luglio a Riccione e fino a 14. Ok. Ah, come si chiama? A Fette de Man. Poi sì, siamo stati. Forse è andato mio fratello, non lo so. Ma è stato mai anche con Salvatore Baiardo in Sardegna? No, non mi ricordo se io sono stato con Salvatore Baiardo, siamo andati stati in tanti posti, quindi non gliele so precisare precise. C'è una sentenza definitiva, signor Baiardo, se si può controllare, lì spiegano tutto. Ci sono i testimoni, non mi ricordo. Comunque esclude di avere mai incontrato Silvio Berlusconi in Sardegna? Non l'ho incontrato mai. Che motivo avrei di dirlo diversamente? No, no, no. Era una domanda, una semplice domanda. Senta, lei ha detto che a questi incontri il primo era con suo nonno e suo cugino assieme a Silvio Berlusconi e non c'erano presenti altri. In un altro incontro, se ho capito bene, ma lei mi corregga se sbaglio, nel dicembre del 90, quell'ultimo incontro, nel dicembre 93, c'erano delle altre persone che non le sono state presentate, giusto? Senta, io a questa domanda ho risposto all'udienza scorsa al signor pubblico ministero. Allora signor Graviano, però una domanda, sono una premessa, però, per farle poi la domanda successiva. Lei è stato molto disponibile, su certi argomenti siamo tornati anche più di una volta. Diciamo ecco che siccome questo esame si sta sviluppando in varie udienze, può anche darsi che qualcosa non possa sia sfuggito. No, ma era solo una domanda introduttiva, comunque vabbè, passo direttamente alla domanda successiva. Lei esclude che tra queste persone non le furono presentate c'era Marcello Dell'Utri? Ma se io vi ho detto più volte che non lo conosco, quindi se fosse stato presente il signor Marcello Dell'Utri, io vi avrei detto che lo conosco. Va bene. Io la domanda io la facevo perché lei in una delle intercettazioni famose con Graviano, e faccio riferimento con Adinolfi, e faccio riferimento all'intercettazione del 24 giugno 2016, un attimo la prendo, comunque sostanzialmente commentando una trasmissione televisiva in cui è andata in onda l'intervista della moglie Dell'Utri, lei dice: io direi che dovrebbe dirgli a suo marito che si fa l'esame di coscienza, e al principale di suo marito. Quindi lei, rispetto alle dichiarazioni che ha già reso fino ad oggi qui, aggiunge in quella conversazione con Adinolfi che non è solo il principale di suo marito, cioè Berlusconi, ma anche Marcello Dell'Utri si deve fare l'esame di coscienza. Può spiegare questa sua frase? A che si riferisce? Io questa intercettazione non l'ho vista, non me la ritrovo qui, però io le rispondo, perché ma questo non sto dicendo che io conosco il signore, se come dice lei non lo metto in dubbio, ma io ancora non l'ho letta, nemmeno la riesco a trovarla. 24 giugno 2016. L'ho capito, cioè l'ho sentito. Ah, sì. 24 giugno non riesco a trovarlo, va bene. Ma se è così, ma non sto dicendo che io conosco il signor Dell'Utri, signor Adinolfo, perché è impossibile che io dico signor Adinolfo che conosco il signor Dell'Utri, che io non lo conosco. Sì, ma infatti, l'avvocato non ha detto questo. Non è una contestazione di quello che lei ha detto prima, è un chiarimento. Le chiedo. Ma scusa, allora perché si doveva fare l'esame di coscienza Dell'Utri? Ma io in generale. L'esame di coscienza, scusi, visto che stava approvavo suo principale le leggi che indegni per non mi far uscire a me da carcere, incostituzionale, quindi precisa una parola bene, incostituzionale da carcere, quindi se faccio l'esame di coscienza che continua ancora a difenderlo, io non ho questa intercettazione. Allora, e a pagina 3 del... io nemmeno ho l'intercettazione. E tra quelle deposito, forse non ce l'ha, va bene, allora niente, eventualmente poi quando... Ma ti ho risposto, alla domanda le ho risposto, sì, è chiaro, va bene. Va bene.
Senta. Vorrei chiederle, se possibile, se lei lo sa, una precisazione. Lei, a proposito dell'investimento dei 20 miliardi fatto da suo nonno, lei ha dichiarato durante l'esame del pubblico ministero che qualcuno glielo aveva proposto a suo nonno di fare questo investimento. Lei sa chi lo aveva proposto? Hanno proposto, lei ha dichiarato. No. Non lo so. No. Lei poi ha fatto delle indicazioni relativamente alle somme che sarebbero state, tra virgolette, parzialmente restituite negli anni da Berlusconi e suo cugino. Lei è in grado di indicare l'ammontare complessivo negli anni, quanto è stato restituito e quanto restava a dare? Allora, innanzitutto non sono state restituite somme, ma il capitale, ma si parla che mandava qualche cosina degli utili che all'ultimo si dovevano fare i conti. E ho detto, no, sono delle un 100, un 200, un 500, questi nemmeno arrivavano a un miliardo. Che questa è una parte da mio cugino l'aveva investito nel signor come si chiama? Gaetano Gioè, costruttore edile in via Francesco La Colla, e mio cugino aveva all'inizio voleva acquistare tutti i negozi a piano terra. Quindi aveva dato l'acconto, non mi ricordo se è stato di 400, non mi ricordo di preciso, ma già l'ho dichiarato sul fatto. Fece 400 milioni, che poi non si è concluso più l'affare. E mio cugino l'ha investito nel Lite Caffè perché c'era mia zia Francesca Paola che si lamentava che mio nonno aveva consegnato i soldi che allora avevano ben, e lei ha dovuto vendere un appartamento per continuare a vivere, questa mia zia non era sposata e si lamentava. Quindi mio cugino mi informa successivamente, mi ha detto che ha investito così questi soldi qui, così a zia Francesca Paola cominciava a avere qualche cosa mensile e poi si facevano i conti e si davano anche agli altri soci. Questa è la situazione, okay. Proprio che io so. Poi mi scuso, qualche cosa è andata anche ad Agostino, quello che è stato arrestato con me, che lavorava a Cargenseria, e mio cugino gli ha pagato i debiti che lui aveva fatto con i fornitori di Ginseria. Senta, ma di questo, del dettaglio di quanto era stato dato e quanto restava da dare, ne avete parlato nell'ultimo incontro del dicembre 93? Sì, ma è una cifra irrisoria del sì, 20% di come si era stabilito all'inizio. Sì, sì, senta, perché chiede qualche, non lo so se non me l'hai detto, dove di lei che stiamo parlando, non me l'hai detto, non me ricordo, un e mezzo, queste cifre. Ma sono cose così, ogni tanto per procrastinare di formalizzare la società, perché quelle persone, i soci, dicono noi, scusi, stiamo bene, possiamo dimostrare, non abbiamo fatto mai illecito, quindi il motivo che io non debba essere formalizzato. Dice, già si procrastina, perché sempre da 10 anni, 20 anni, questa storia dopo. E in questo incontro del dicembre 93 Berlusconi si era dichiarato disponibile a questa formalizzazione della società, aveva fatto apparentemente resistenza o aveva avanzato dubbi? No, era chiaro che già perché non si poteva più andare avanti. Tanto a continuare a prendere in giro la gente, a dire sempre dopo, prima c'era la scusa di mio nonno, poi mio nonno è morto qua e là, questione che si stavano sistemando tutto. Invece era forse una scusa, non lo so. Ma voi avevate incaricato qualcuno, un professionista, un avvocato, un commercialista per poi mettersi d'accordo e fare sta società, per curare i vostri interessi, per fare sta società?
Io ho spiegato più volte che con mio nonno ha iniziato questo percorso. No, io dico dicembre, no, io parlo dell'ultima fase. Sì, se lei mi fa completare. Prego. Se non erro, era l'avvocato canzoniere che difendeva anche mio zio Agostino, ma no, perché erano imputate per cose penali. Siccome essendo nell'edilizia sempre capitava qualche cosa di questo, se non erro, era l'avvocato canzoniere. Se non ero D, non mi ricordo il nome preciso, però tutto seguiva mio cugino nei dettagli. E c'è anche questa carta scritta. Preparato. Ok. Senta, volevo chiederle un chiarimento, un attimo, lo prendo, sulla un passaggio della trascrizione del 10 aprile 2016. Un attimo solo. Pagina 5. Qua si dice... C'ho questo qui a cui fa riferimento. Sì, sì, sì. Io questo c'ho. E a un certo punto dice... Era disturbato. Perché era, eccetera. E acchianavo... E alla fine che succede? Poi c'è la frase della cortesia, eccetera. Volevo capire solo questo passaggio. Chi era di 10 aprile ha detto. Prego. 10 aprile? Sì. Ma io ce l'ho questa intercettazione. Sì, mi pare ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato, signor Graviano. Voglio fatto domande al pubblico ministero. Domande al pubblico ministero sulla parte della cortesia. Non so se ha fatto domande al pubblico ministero anche su questa cosa del che era disturbato. Ma io il 10 aprile non la trovo. 27, 12, 11, ce l'ho, il 9, 6. 16 aprile. Abbiamo già fatto l'esame su questo. Ah, il 10 aprile, sì, scusate, sì, il 10 aprile. Ho descritto 7, sì, l'ultimo era. Se si ricorda questo passaggio, già il pubblico ministero le ha fatto domande su questa parte della descrizione. Ma il pubblico ministero se... In particolare le faceva domande sulla cortesia che avrebbe chiesto Berlusconi e poi le ha dato le sue spiegazioni. Ma mi interessava la prima parte dove dice che lui era disturbato. Innanzitutto era disturbato e per quello che lei ricorda e che è riuscito a ricostruire con la registrazione. Era disturbato in riferimento a Silvio Berlusconi? Di quello che lei io non ce l'ho presente, perché anche questo mi scusi, mi faccia completare, sì. Perché anche questo dischetto non si sente bene, io più volte ho detto, ora vediamo cosa mi ha promesso il commissario, più tardi dice che mi fa avere tutto, stiamo a vedere. Questo sicuramente era disturbato, non lo so, economicamente, giù in Sicilia o in qualche altra località, e si era rivolta a mio cugino se poteva dire. Poteva fare qualche cosa, ma mio cugino non si poteva esporre a fare conoscere a qualcuno la nostra situazione. Perché si sono. Perché, mi scusi, come lei sarà a conoscenza, De Callo indica mio papà in questa società. Mio papà non c'entra niente. Quindi già era trapelata qualche cosa, forse a causa di mio cugino, in quelle parti, non lo so, molto lo di dove, De Sultana. Dove decisi, non ricordo, che siccome molto l'accusa a mio cugino Graviano Salvatore come capo mandamento all'inizio del brancaggio, quindi sarà stata qualche cosa del genere. Ma se io vado ad ascoltare bene questa registrazione, darò nei dettagli la risposta. Vabbè, allora rimandiamo. Perché il punto interessante era che lei diceva che a Chianavo immagino che il senso sia sono salito, nel senso salito a Milano, se se lo ricorda, se no rimandiamo a quando sentirà la registrazione. Io sono salito a Milano? A Chianavo, dice. Ma in che anno siamo? Come in che anno siamo? Che ne so io? 92 dovrebbe. So. Immagino, se lei chiede a me, lei lo dovrebbe sapere. Se è in 92, io già. Quindi prima dice parte. Voleva non, scendere nel 92, già voleva scendere, voleva partecipare. E c'è questo risposto, signor Magistrato di Sabbia, signor Magistrato. Sì, ma io lo specifico. Io le sto dicendo che io dopo il novembre 91, io non ho palema a chiarare, sono io a Omegna.
Penso Milano non è salita, non lo so. Da va dove bene, è a Milano non si sa. Forse cominciare. Andiamo avanti, poi quando lei poi sentirà. Torniamo indietro. Io vorrei tornare, se lei mi risponde alle mie domande, alcune domande che ha fatto il pubblico ministero, però sono degli approfondimenti, mi consentirà di farlo, poi lei decida se rispondere o meno alle mie domande. Ci sono alcuni punti delle sue dichiarazioni, lasciamo perdere in questo momento le trascrizioni. Lei ha detto il 23 gennaio al pubblico ministero, indaghi sul mio arresto e troverà i veri mandanti delle stragi. 1, 2, sempre udienza del 23, gli imprenditori di Milano gli interessava che non si fermassero le stragi. 3, a domanda del pubblico ministero ha detto, quando le ha chiesto questo plurale, gli imprenditori di Milano a che si riferiva, lei ha detto è Silvio Berlusconi, e quindi la domanda è molto secca. Lei con questo cosa vuole dire? Che Silvio Berlusconi è stato uno dei veri mandanti delle stragi? Allora, io su questa domanda ho risposto al signor pubblico ministero, ma io a lei gliela, visto che lei dovrebbe essere a conoscenza bene, c'è il processo di mio papà che per 37 anni ha soggiornato in un cassetto della procura di Palermo. Quindi in questo periodo anche lei dall'82 al 2019, perché è stata messa la nostra studente. Comunque, vabbè, ok. Io non sto dicendo dal 92 al 2000. In questi anni anche lei ha esercitato la professione, sì, in quella procura. Quindi è sufficiente andare a aprire quel cassetto, e il signor pubblico ministero mi ha detto, il dottor Lombardo, che adesso farà accettamente, andare a aprire quel cassetto, prendere quel processo e scrivere la verità come sono andati fatti, perché non sta bene la sentenza del 2019 che si ferma solo a grado, che è responsabile della morte di mio papà, di Russo, di Aspetti, di Bajamonte, di Zaicone e così via. No, ma anche quello che avete nella procura, qualche responsabile di qualche procuratore. Quindi riscrivere la verità, che lei la troverà tutto. Quindi se qualcuno non è in questi ben 37 anni, siamo arrivati a 38, non ha esercitato la professione con tutti i crismi, non continuate a farmi domande a me, perché io risponderò dopo che comincerò a vedere i fatti. Prima tutti i responsabili della morte di mio papà, di tutte quelle persone che io ho annoverato poc'anzi. Quindi se c'è qualcuno che è stato fatto eroe, anche se vostro collega, voi sapete che la storia ci insegna che a volte le medaglie all'onore vengono tolte, perché la realtà dimostra qualcuno. Quindi siccome lì c'è tutto, se troverà il mio arresto, se troverà perché ci sono dei muri di gomma per non si troverà perché che Roberto Mandalà stava raccontando la verità su tutto, cominciando l'agenda e tutte queste cose, agenda rossa e cose, e lui ha detto io non rispondo perché mi avvalgo, perché sono stato minacciato, e nel processo di mio papà a Torino è successo questa storia, e il signor presidente l'ha ammonito, e lui ha detto, dice, non mi interessa, dice, una cosa del genere, io non ero presente perché ero parte civile e non mi interessa, ma meglio prendermi denuncia, non so di preciso le parole, ma lei è andata a vedere, non so se l'avvocato Aloisio Giuseppe vi potrà fornire tutto, no, meglio prendermi denuncia e cose. Ma come mai non è stato denunciato? Non mai che stava emergendo la verità su tutto, su quello che è stato fatto dall'81 in poi, e sui 40 anni di bugie che ci raccontate, su tutte cose, non mi faccia più parlare, basta, sono stanco a lei, ancora che a lei mi fai domande, ma stiamo scherzando, lei probabilmente allora, fai domande allora, a me. Signor Graviano, intanto si calmi, allora, signor Graviano, che ho una vergogna, 40 anni, ancora... Signor Graviano,
Romano. E che dice che andrà a se lei continua così, io lo faccio allontanare dalla saletta. Dammi di cassetta e vedete che c'è. Che a me me la fai domanda. Se lei continua così, io la faccio allontanare dalla saletta. Intanto lei si, le domande gliele sta facendo l'avvocato Ingroia. È l'avvocato Ingroia in questo momento. Però io poi se parlo a 18 anni. E a noi questo ci può dispiacere, ma lei in questo momento l'avvocato sta facendo il suo lavoro. Se lei dice. Se l'avvocato Ingroia le ha fatto una domanda ben precisa, da quello che abbiamo capito lei non vuole rispondere a questa domanda, punto. Allora lei deve dire io non voglio rispondere. Decidete qualsiasi cosa, potete prendere tutte le decisioni che volete. Io vi ho risposto, io sono proprio come se ho raccontato tutto, passo tutte le domande. Io ho risposto pure al signor dottor avvocato Ingroia, però mi pensa a me che stiamo andando un po' oggi. No, stiamo andando un po' oltre già, se per questo allora non è che stiamo andando un po' oltre. Non so chi sta l'avvocato Ingroia sta facendo delle domande di approfondimento su quello che lei ha detto nelle udienze precedenti e quindi se siamo andati oltre anche nelle udienze precedenti. Se le ha fatto una domanda ben precisa, lei si deve limitare a dire che non vuole rispondere a questa domanda, se non vuole rispondere. E questo ricordo, tono, dottoressa. E questo tono no, lei non lo deve, no, non si deve permettere di utilizzarlo. Dottoressa, io per il momento non mi ricordo. Non si ricorda. Bene. Ok, allora andiamo avanti. Premesso che io non mi sono mai occupato delle vicende a cui ho fatto riferimento, male, che viene, neanche da pubblico ministero. Allora non continuiamo con queste polemiche. Perché non sono mai stato neanche procuratore capo di quell'ufficio, ma sorvoliamo. Allora, signor Gaviano, evitiamo di fare la battutina perché se no se lei Gaviano, si vuole avvalere la facoltà di non rispondere lei deve dire rispondere. Lei se vuole rispondere risponda, no, non tollero ancora polemiche di questo tipo e battibecchi con l'avvocato Ingroia. Allora la domanda successiva è se sempre mi vuole rispondere su questi temi, fermo restando che lei ha detto quello che doveva dire, gli uffici di procura competenti dovranno procedere se ci sono gli elementi per farlo. Io le sto facendo la domanda invece su quello che lei ha detto in questo processo e che concernono aspetti rilevanti nel dibattimento. E allora le faccio un'altra domanda. Lei a un certo punto ha parlato di un ministro degli interni che voleva trovare un accordo per fermare le stragi e che si è rivolto ai napoletani. Questo ministro degli interni si era rivolto ai napoletani? Non ho detto questo, ho risposto e non ho detto che si è rivolto ai napoletani, suo ministro degli interni. Allora la domanda è, questo ministro degli interni si è rivolto ai napoletani? Questa è la mia domanda. Se lei... Ho detto, ma scusate, ma perché dovete girare? Io sto facendo una domanda, non sto girando niente. Sì, ma io non mi voglio farci vedere le stesse cose. Io lo dico per l'ultima volta e basta. È inutile che poi dite che non si vuole affluare la facoltà di non rispondere, perché io rispondo a tutto. Io ho detto che se è molto un politico che lo chiamano suo figlio oggi siciliano e basta. E poi ho risposto tutto al pistacchio. Se vuole prendiamo le stesse domande. Allora io ricordo, anch'io ricordo un riferimento ai napoletani. Sia il riferimento ai napoletani e ha parlato sia anche di un ministro degli interni. Lei forse non si ricorda, ma l'ha dichiarato nel processo, però non abbiamo la trascrizione. Possiamo prendere nuovamente la registrazione. Signor Graviano, mi pare che ce lo ricordiamo tutti, forse se lo ricorda pure il suo avvocato. Mi scusi, e il napoletano non si è rivolto il signor ministro, ma si sono rivolte altre persone che volevano eliminare il signor ministro e quelli gli hanno preso accusa che c'era Carmen Alfieri che collaborava con la giustizia. Mi sono spiegato, sì. E c'era troppo movimento. Ma scusa per non fare il fatto. Io questa cosa l'ho spiegato chiaro. Sì, questo non sono sì. stato. Scusa, questo è stato faccio chiaro. Ma perché mi fai iniziare e poi mi interrompo e poi dite cose che pensa che io non ho detto? Ma scusa, perché io non l'ho detto mai come dice sempre volta ai napoletani. Se l'ho detto significa che comincia a perdere il colpo del mio cervello. Quindi. Chissà, non lo so, io andiamo a vedere la descrizione. Va bene, no, io ho detto che se che come dice un cittadino che ne porta, si è rivolta a suo figlio, ci chiedo un politico siciliano e basta. E i napoletani si sono rivoltati con già fa il ministro. E quelli gli hanno detto no, perché queste cose non le fanno, però gli hanno preso la scusa
che c'era Caim Naifere che era collaboratore di giustizia, e io in questa occasione un signore mi racconta anche che sono un figlio di un collaboratore di giustizia Caim Naifere. Cosa è successo? Che a me un mio legale di Palermo mi sollecitava a prendere informazioni, e io dicevo io non so niente. Dopo un po' di anni, grazie al signore Adenoif, ho saputo come era andato quel fatto. Mi sono spiegato, sono questi. Poi se avete intrapreso altre cose, cioè io mi sono spiegato male, fatemi riascoltare quello che ho detto io, e poi non so, significa che comincio a prendere io colpo, quindi non va bene, va bene, ha chiarito quello che voleva dire. Questo aspetto sì, quello che volevo chiarito nuovamente, e faccio la domanda senza fare premesse, così evitiamo di non capirci. È vero o non è vero che questo ministro voleva che si fermassero le stragi? Sì, ma già ho detto. Ma è vero che era un ministro degli interni? Ma che cosa allora lei risponda sì o no? Io le faccio le domande e lei mi risponde. Signor Gagliano, non ce la facciamo più. Risponda o sì o no? Dica. Sì, però sì o no, non è io che posso rispondere sempre le stesse cose, mi scusi. Ma la domanda l'ha fatta ora, questa domanda l'ha fatta ora, perché lei dice sì? Sì, ma questa situazione l'ho spiegata nei dettagli, signor Ci sono perfino equivoci su quello che ha già detto. L'ho spiegato nei dettagli e mi fate vedere sempre le stesse cose. Mi ha chiesto dal primo giorno, da quando sempre le stesse cose, che già ho risposto, signor Pubblico Ministero, nei dettagli su questo. Ho risposto nei dettagli. Benissimo. Andiamo allora, avanti. Le faccio un'altra domanda che non le è stata posta. Questo ministro degli interni voleva fermare le stragi, era il ministro Nicola Mancino? Non posso rispondere. Ok, è così, ci siamo intesi. Lei sa se c'era quindi un progetto di omicidio nei confronti del ministro Mancino? Io non ho detto signor pubblico ministero, che io il nome non lo faccio nessuno, è inutile che io l'ho fatto il nome. Quando io leggerò la realtà sull'episodio di mio papà e di tutte quelle persone, poi forse chiarirò qualche Io ho dato già abbastanza con il signor pubblico ministero, dottor Lombardo, precisiamo, perché a darci non ho fiducia, che poi vuole sapere, un dottor Ingroia. Quindi io sto aspettando io, poi ci sarà il prossimo anno. Vabbè, mi pare di capire che non vuole rispondere a questa domanda. Ma lei la cosa è? Io ho detto già all'inizio, signor pubblico ministero, queste cose, perché tutte queste cose, se non le fate a mettere adesso, non sono solo io che le so, fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, qualcuno le farà in mezzo queste cose, e chi poi ci sarà? E nelle prossime generazioni diranno che i magistrati a quell'epoca non hanno esercitato la professione con tutti i crismi. Poi ci sono magistrati e magistrati. Comunque, la domanda era, e non gliela riformulo più, riguardava il ministro Mancino. Lei sa, io le faccio un'altra domanda su un'altra persona, se c'erano dei progetti di attentati nei confronti del ministro Calogero Mannino? Non lo so. Vabbè. Senta, lei ha parlato e ha fatto intendere, anzi ora lo ha ribadito indirettamente, che c'erano dei diretti responsabilità nelle stragi di persone estranee alla criminalità organizzata. Ora la mia domanda è questa. Lei dice che Gaspare Spatuzza ha detto il falso. Lei intanto è a conoscenza del fatto che Spatuzza ha scagionato alcuni colpevoli della strage di Paolo Borsellino e Via D'Amelio? Per convenienza, e queste sono domande che mi farà l'avvocato, inoltre che le cominciamo a affrontare ora. Lei aspetterà che mi farà l'interrogatorio l'avvocato su questo punto. Va bene. E poi mi farà tutte le domande, mi porgerà tutte le domande che vuole. È inutile che mi fate parlare, sembra che sono fatto per più volte, io avevo più di un mese. Ma che su questo non rispondo, va bene, ho capito. C'è interrogatorio mio,
è da più di un mese che si fa. Io risponderò quando, è nota che poi rispondo a mio avvocato, quindi allora chi sta male, su Spatuzza non risponde in questa fase, vabbè, chiarissimo, andiamo avanti. E allora io avevo delle altre domande da farle, però se lei mi dice che di queste cose non le vuole parlare in questa fase, volevo farle delle domande, visto che stavamo parlando della saggia di Borsellino. Di che cosa era a conoscenza sull'agenda rossa? Di che cosa era a conoscenza sull'omicidio Agostino? Però se lei mi dice che questi argomenti non vuole trattare, li salto. Benissimo. Benissimo che li salto? Si avvale. Ma no, non mi avvalo di non rispondere, ma se sull'argomento se poc'anzi avete stabilito che se parlerà quando mi farai domande l'avvocato Aloisio. Ma quindi lei si riserva di rispondere alla prossima udienza? Sì, sì. No, alla prossima, dottoressa, forse non mi sono spiegato. Finché non mi vengono consegnate queste intercettazioni, tutte queste cose, che io però avrei anche tempo di poter leggerle, di poterle ascoltare. Allora, signor Graviano, certo questo processo non potrà durare anni ancora. Non è colpa neanche nostra. Alla prossima udienza lei prima della prossima udienza avrà il consegnato del materiale che verrà inviato direttamente all'ufficio di procura, quindi la casa di reclusione non avrà necessità di controllarlo. Lei cercherà di esaminarlo sono nel più breve tempo possibile. Sono 2000 pagine di perizia, in più la perizia qui di Reggio sono altre 480, più le trascrizioni. Va bene. Quindi, comunque. Però... Scusate, il processo deve mettere un punto, perché non è possibile. Non si può imputare al signor Graviano la responsabilità di non aver letto gli atti. Potrà rendere spontanee dichiarazioni dopo aver esaminato tutto il resto. Ma certo ho capito, Presidente, ma spontanee dichiarazioni l'abbiamo detto più volte. Ma se poi vengono poste le domande, allora non ci siamo. E allora non le facciamo più le domande. Scusi. Date il consenso all'inversione dell'ordine della prova, continuiamo con i testi a discolpa e si cerca di andare avanti. E nel frattempo il signor Graviano avrà tutto il tempo di studiare e di leggere quello che vuole. Se c'è questo consenso, vediamo quello che succede per giovedì e poi ci regoliamo di conseguenza. Vabbè. E allora intanto continuiamo. Sì, vabbè, già siamo quasi alla fine, perché sono tutti argomenti su quali il signor Graviano si riserva di rispondere in seguito. Io avevo una domanda da farle, ma mi dirà lei se è in grado di rispondere ora, se vuole rispondere dopo. All'udienza del 7 febbraio, domanda del Pubblico Ministero, lei ha accennato, ma non ha approfondito, comunque una frase che mi pare significativa. I carabinieri devono dire la verità. Se lei vuole rispondere, la domanda è: su cosa devono dire la verità i carabinieri? Tu mi arresti su tutto, io ve l'ho spiegato, signor Pubblico Ministero, ma perché mi fa ripetere sempre le stesse cose? No, questo non l'ha spiegato. Non mi pare che abbia. Non l'ha spiegato. Dottoressa, è stata la prima udienza che io ho detto questo. Se loro spiegano la realtà come è successo e mi ha detto, vedete quante persone ci sono coinvolte che interessa farmi rimanere in carcere. E questo lo affronteremo anche quando si parlerà della via Damera e tutto il resto. Vabbè. Già io l'ho detto queste cose, che basta che i carabinieri dicano, io l'ho spiegato il discorso di quelle due ragazze, una che stava con Spataro Salvatore. Senta, Nino Gioele l'ha conosciuto? No. La famosa lettera che ha lasciato, siccome lei ha parlato in una delle sue udienze di suicidi che ci sono stati in carcere, come lei sa, Nino Gioia si è suicidato e ha lasciato una lettera. Lei ha circostanze di rilievo che non può... Non so niente. Non so niente. Non so niente. La dice proprio cosa c'è niente. Non so niente, perché non so niente. Lo dicono anche loro. Prendete De Maggio, come si chiama De Maggio? Ma il dolce De Maggio. Che vedete che è Giuseppe Graviano? Quindi, siccome loro dipendono tutti da De Maggio Baiduccio, vedrà che Giuseppe Graviano. Vedete tutte le indicazioni di De Maggio. E noi, io non sono lì. Ma senta, a proposito di Balduccio Di Maggio, lei in uno dei suoi colloqui con Adinolfi, possiamo prendere la trascrizione, comunque vediamo se lei si ricorda, se no, se non l'ha sentita, rinviamo anche su questo. Lei parla con Adinolfi e commenta il fatto che quando venne arrestato Di Maggio, lei si trovava a Omegna, quella notte stavate giocando a carte
e poi lei la mattina stessa seppe che era stato arrestato da Baiardo e che già stava collaborando. Ricorda questa circostanza? Io non l'ho sentita nei dischetti, ma le posso rispondere perché è un fatto che l'ho vissuto direttamente. Sì. Vuole che le racconto cosa è successo? Sì. Volano? Sì. Sì, sì. Allora, eravamo io, Baiardo, mio fratello e un'altra persona, e con le rispettive, siccome avevamo le comitive, che tutte le potete già queste dichiarazioni, queste riscontrate quello che sto dicendo sulla sentenza di Baiardo, su tutti i testimoni che sono, hanno accusato a Baiardo per fare dare il favoreggiamento nei nostri confronti. La sera ci siamo ritirati, non so, inizio mattina, i 4, le donne dicono andiamo a letto, io e i maschi ci siamo venuti, facciamo una partitina a carta poker. Che cosa è successo? Si erano fatte le 6:30, una cosa del genere. Ci siamo affacciati, Baiardo dice guarda vado a prendere i cornetti, anche la colazione per le donne, appena si svegliano così fanno colazione. Ci siamo affacciati, mi è rimasta una cosa impressa, quella notte, quella mattina, siccome questa villa nella quale abitava il signor Baiardo e anch'io, con mia moglie, e in collina c'era tipo una pendenza, alle spalle della villetta c'era tutta la neve perché lì nevica, e invece davanti non c'era niente. Il signor Baiardo è andato a prendere il cornetto e la colazione, ritorna e dice sapete c'è un altro collaboratore di giustizia, si chiama Baiduccio De Maggio, se non erro siamo ancora a 93, fino a 93. Sì. Sì, perché ancora il vigliono non l'avevamo fatto, se non ricordo male. L'8 gennaio del 90, è stato arrestato di maggio, no. È iniziato a collaborare l'8 gennaio del 90. Lo sa dove è stato arrestato? A Boico Maniera, se non è stato arrestato. Esatto. Che noi lo frequentavamo perché una località nella quale ci sono negozi un po' più graziosi, io lo conosco perché sotto il porticale ci sono questi negozi, lo conosco Boico Maniera. Sì, è a Boico Maniera, benissimo. Oh, c'è stato, era in Veno questo. Quindi poi quando sono sceso in paese, sono sceso in paese, cioè 5 minuti dalla collina a arrivare lì, mi dice guarda ti faccio vedere la villa dove si trova, siccome c'era anche la villa Galasso, però Galasso l'aveva proprietà, mi ha fatto vedere anche la villa dove si trovava Duccio De Maggio in quel periodo. A proposito, questo per dimostra che se io avessi voluto, avessi avvisato o signor Rina, chi per lui, per dire siete attenti che c'è Baiduccio De Maggio che sta collaborando. E io vi posso indicare anche la villa dove è stato portato, perché dopo che si è spessa la notizia che ha collaborato, forse di quel posto se n'è andato. No, secondo me. Ma io quello che volevo capire, l'ha finito? Sì, io questo sì. È il punto. Se lei no, quello che volevo capire, lei... quindi è stato da quello che le disse Baiardo e che poi lei ha verificato, cioè lo stesso giorno, l'indomani, immediatamente l'indomani dell'arresto, lei lo ha saputo da Baiardo? Io l'ho saputo. Allora, io non so dell'arresto, io so che Baiardo, rientrando con la colazione, informa, riferisce che c'è un nuovo collaboratore ed è stato portato in tale villa. Mi sono spiegato? Okay. Io non ricordo se, perché sul giornale non l'avevo letto questa, e questo fatto che aveva una testa. E come lo sapeva Baiardo? Cosa? Dico, lei sa come lo sapeva Baiardo, dico, questa informazione? Le ho detto che andando a ritirare la colazione, non lo so, bar, barrisa, perché Omegna è un paese piccolo, è sul lago d'Otta ed è piccolissimo, si conoscono tutti. Okay. A me ascolta il Galasso quando passava, che io di solito, tipo quando c'erano belle giornate, mi metteva sul lago e seduto in panchina, ascolta il Galasso mi salutava, però non sapeva che io era Giuseppe Graviano. Mi sono spiegato e io le sto dicendo che si è sparsa la voce che c'era un nuovo collaboratore, che era, in questa villa c'era un collaboratore di giustizia. Non so se era stato arrestato 10 giorni prima o un mese prima, però io le sto parlando che il primo giorno che è stato portato a Omegna, in questa villa, noi siamo venuti a conoscenza. Il giorno successivo, non so se l'hanno tenuto segreto qualche cosa, perché la gente parla, ascolta Bobbar, va lì, qua, là, e si chiacchiera, si sa tutto.
in questi, è piccolissimo, è molto piccolo, secondo me sono dotaggi. Ho capito. Senta, una domanda, poi valuterà se rispondermi o meno. Lei ha detto più volte nel corso di queste udienze, in cui ha reso dichiarazioni, che il suo arresto non è stato casuale, anzi è stata una cosa con un obiettivo preciso, in qualche modo toglierla di mezzo, giusto? Ci siamo? Ora, la mia domanda è, la volevano togliere di mezzo solo per la faccenda del credito verso Berlusconi o c'era dell'altro? Ma a me in particolare interessa, perché cioè di quello che interessi possono avere altri interessi su di me, penso che era solo per il credito del signor Berlusconi, penso, poi non lo so se c'è, io non posso sapere quello, è, se io le faccio una domanda e lei mi dirà se di cosa si è convinto. Poi non è che lei in quel momento costituiva un ostacolo per la prosecuzione della strategia stragista? No, perché io non sono coinvolto in questa situazione. Poi in queste cose le quando andrà tutta la documentazione nelle mani, lo dimostrerò, se non arriverete voi a dimostrarlo. Senta, lei ha, lei o persone a lei vicine, che rapporti avevano, se ne avevano, con Bernardo Provenzano? Io nemmeno lo conosco. Ma persone alle vicine erano con Bernardo Provenzano, contro Bernardo Provenzano? Io la domanda... Io tutte le stesse le ho sentite a processo. È inutile che le mie domande le posso riferire quello che hanno detto processo. No, io nemmeno so chi sono queste persone vicine che lei sta attribuendo a me. No, io non le sto attribuendo niente, no, io nasce da una... Nasce da una, ora devo andarla a trovare, da una conversazione, un'altra intercettazione, però può darsi che non l'ha sentita, dove lei dice, parlando sempre con Adinolfi, che Binnu, non c'erano buoni rapporti con Binnu, non si capisce però in che epoca, è un riferimento, Binnu immagino che si riferisse a Bernardo Provenzano, o no? Non mi sono mai permesso di chiamare il signor Benedetto Provenzano Bindu. Questo è un suo termine mio. Quindi questo è perché io già metto il signore davanti. Quindi io se in decettazione nemmeno ce l'ho. E io se ho riferito qualche cosa su questo fatto, sarà quelli che dicono che c'era una spaccatura, che poi su tutti i chiacchiere poi ho sentito. Non lo so, cosa è processuale ho riferito. Però già su Binnu io non mi sono mai permesso di chiamare una persona più grande di me in questi termini, perché io porto rispetto a chiunque, o le conosco o non le conosco le persone. Vabbè, è inutile che mi stia continuando a fare domande su intercettazioni che io non ho. Date la possibilità, ripeto, di ascoltare. Rinviamo a quando. E poi potete fare, dottore. Poi va bene quello che ha detto la dottoressa. Vediamo giovedì che succede qua. Giovedì cambiamo le questioni e poi si fa il mio interrogatorio. È inutile che io faccio le cose che mi sto stressando. Io ho dovuto abbandonare tutto per questa udienza. Me le danno, me le danno. Fanno come se facessero i capricci, non capisco. Su cose semplici, io avessi il documento e queste cose. È chiaro che lei, è stanco e quindi poi ci sono anche io queste decettazioni. Io posso rispondere a tutto, però datemi la possibilità. Io questa cosa non l'ho sentita, ma già quando lei parla a Binnu io non mi permetto mai di chiamare una persona più grande di me così. Va bene. Prendo atto, c'è in un brogliaccio, però appena avremo le trascrizioni così lo possiamo confrontare insieme. Vabbè, allora per il momento, Presidente, mi fermo, eventualmente tornerò, mi riservo Basile di tornarci. Farle... Sì. Signor Graviano, l'Avvocato Basile, sempre della altre parti civili. Signor Graviano, buongiorno. Solo due, due chiarimenti su domande a cui ha già risposto al pubblico ministero. Senta, ma quando dice che questo investimento di 20 miliardi era regolare, significa che questi soldi sono stati trasferiti con dei bonifici, con degli assegni? Che significa regolare? Regolare che le persone che... Io non so se negli anni 60, 70, 60, fine 60,
e nei primi dei 70 si dovevano fare esercizi così. Regolare significa che io, le persone che ho menzionato, sono tutte persone che hanno, stanno bene, sono state imprenditori, stanno bene economicamente e non hanno fatto mai illecito, tutto lecito, a cominciare il signor Nino La Torre, la Corte, che Meschinelli doveva aprire i pasticcerie, non ha potuto aprire nemmeno i pasticcerie ai suoi figli, a tutti gli altri. Questo è che io dico, sono cose giuste, non è gente che lavorava con l'illecito, che ha fatto illecito. Senta, ma lei ha detto che questo investimento è stato remunerato in diverse occasioni, in ogni caso con una somma piccola rispetto all'investimento iniziale, ma le volevo chiedere questo: voi come soci, benché non in chiaro, cioè occulti, partecipavate solo agli utili o anche alle perdite? Cioè le voglio chiedere, oltre a quell'investimento iniziale, avete mandato altri soldi successivamente? Io non ho mandato niente, poi avevo detto che questa cosa la seguiva mio cugino Salvatore, io quello che sapevo vi ho informato. Sì, signor Graviano, dica. No, state aspettando me, ho detto. No, io non ho altre domande, signor Graviano, grazie. Grazie a voi. Va bene. E allora io direi a questo punto ci aggiorniamo. E allora, signor Graviano, il suo difensore ci ha rappresentato sempre delle difficoltà.